Va bene, allora possiamo iniziare. Dunque, benvenuti tutti a questo secondo incontro Scienze e Fantascienza. Oggi è il turno della Bonelli, che non manca mai, lo sapete per chi è già venuto, o comunque per chi ne sa qualcosa, loro lo dico sempre perché è giusto e doveroso. Una particolare, oltre che essere un piacere, perché sono insomma, un appassionato di fumetti da sempre, però oggettivamente bisogna anche sempre ringraziarli molto perché fin dall'inizio ci hanno aiutato a costruire sia il corso stesso, ma anche in particolare poi questo ciclo di incontri e in particolare proprio Antonio Serra, più di tutti, insieme a Glauco Guardigli che oggi non c'è ma che verrà poi una volta a fare una chiacchierata nell'ambito del corso. E naturalmente come sempre si parlerà del tema dell'anno, che sono i viaggi spaziali dal punto di vista storico nel fumetto, questo ci penserà Antonio, però quest'anno ho voluto invitare anche Davide Barzi, che parlerà di un aspetto più specifico, un personaggio suo, perché mi piace il personaggio e perché Davide è un amico, anche ci siamo di già divertiti insieme in altre occasioni, quindi mi sembrava una bella occasione di farlo venire. E come sempre, naturalmente abbiamo anche un disegnatore della Bonelli che, come tutti gli anni, ci farà vedere in diretta qualche cosa. Ovviamente lui è uno specializzato sul tema, come sempre, e quindi si alternerà un po' le immagini, ovviamente quelle che ci fanno vedere loro con quello che disegnerà lui in diretta, ma insomma è sempre una cosa abbastanza spettacolare. Quindi io l'unica cosa che dico, ricordo il prossimo incontro che sarà non qui, ma nel liceo Tosi di Busto Arsizio, sempre alle 14:30, fra 2 settimane, come sempre il mercoledì, come sapete, e sarà sull'esplorazione dello spazio dal punto di vista scientifico. E ci sarà primo parlerà Roberto Dalla Cecca, farà un po' una storia dell'esplorazione dello spazio, soprattutto con un accento particolare sul contributo dato dall'Italia, che è molto maggiore di quanto gliene si ritiene. In realtà l'Italia è sempre stata tra i paesi protagonisti, è stato anche il terzo paese al mondo a lanciare un satellite artificiale dopo Russia e Stati Uniti, cosa che quasi nessuno sa, e non solo questo. Tant'è vero che poi la seconda parte sarà fatta da Davide Maino dell'Università di Milano, che ci parlerà della missione Euclide in particolare, che è una missione specifica però molto affascinante perché sarà dedicata allo studio del cosiddetto universo oscuro, cioè l'energia oscura e la materia oscura, che si chiamano così non perché siano oscure, ma perché non sappiamo cosa sono. Quindi poi magari può darsi che siano anche oscure, in senso, cioè, la materia oscura è oscura anche in un certo senso, in senso letterale, perché non produce luce o nessun tipo di radiazione elettromagnetica. Comunque, di nuovo, anche questa è una missione che, oltre ad essere interessante in sé, ha di nuovo una forte presenza italiana e quindi sarà interessante ascoltare. Siamo al liceo, è abbastanza vicino a Busto Arsizio, appunto, quindi chiaramente siete invitati voi e chiunque voglia venire. E poi, come vedete, gli altri due incontri, in particolare poi quello del 22 sull'astronautica dei secoli futuri, che non è una battuta, è veramente così. Claudio Macconi è un tipo un po' particolare che ha partecipato anche alla progettazione di alcune di queste missioni molto avveniristiche, al punto che appunto per alcune potrebbero anche volerci dei secoli prima di avere la tecnologia adatta. E poi concluderemo con Mauro Gervasini sul cinema e fantascienza, che già conoscete perché insegna anche qui da noi, ma questa volta fa una cosa specifica sulla fantascienza. Senza perdere altro tempo, quindi passo la parola a Antonio, che farà poi, ve la gestite voi quando vuole far entrare Davide, per le immagini. Penso vi siete già messi d'accordo. Okay. Ricordo solo che poi alla fine volete anche fare qualche domanda, così, o anche magari se voleste proprio farla durante, cioè, è meglio farla alla fine, però se c'è proprio una cosa impellente, però per favore chiedete il microfono, parlate sempre al microfono perché registriamo da dentro il microfono, quindi se parlate senza microfono, se anche avete la voce più potente dell'universo,
non verrà registrato il vostro fondamentale contributo. Grazie allora ancora agli amici della Bonelli e passo la parola a Antonio. Innanzitutto grazie a tutti voi di essere qua. Noi abbiamo pensato di dividerci le cose in questo modo. Prima parlo molto io, perché diciamo questa cosa sui viaggi spaziali l'ho preparata, faremo un discorso su quello che è il viaggio nello spazio nei fumetti ovviamente, poi daremo un po' di spazio mentre Davide poi ci parlerà del suo fumetto, e mentre succede questo Fabio Iacomelli, qua, che è uno dei disegnatori di Nathan Never, disegnerà, e a un certo punto passeremo le immagini direttamente di quello che lui sta realizzando, in maniera tale che vediate che, nonostante tutte le tecnologie di cui parleremo, per fare i fumetti ancora ci vuole un simpatico essere umano con una penna o una matita, insomma, ecco, quindi. Allora, userò questo mouse, partiamo da qui e facciamo un discorso preliminare. Ora, questa fantastica vignetta è una vignetta spuria, finzione, potete vedere Tintin, il capitano Algo, il professor Tornasole o Girasole, a seconda della giornata e della traduzione che potete trovare di questi fumetti, e il cane Milù che salutano Neil Armstrong, che nel 69 mette per la prima volta piede sulla Luna. Loro ovviamente sono già lì, perché questo è il punto primo della nostra discussione, cioè i viaggi spaziali nell'immaginario sono qualcosa che esiste molto prima che esistesse qualsiasi tecnologia reale, solida, che ci potesse permettere di muoverci fisicamente nello spazio, prima nell'atmosfera terrestre e poi addirittura quella di raggiungere altri corpi celesti. Quindi inutile parlare di Astolfo nell'Orlando Furioso, inutile parlare del barone di Munchausen o altre cose del genere. Per quanto riguarda i fumetti, anche qui, se dovessimo fare una vera storia del viaggio spaziale nei fumetti, ci troveremmo in una situazione impossibile da affrontare. Perché? Perché il viaggio nello spazio è un luogo comune dell'avventura, è qualcosa che praticamente qualsiasi personaggio dei fumetti ha affrontato nel corso della sua carriera. E infatti adesso, in questa fantastica cartella che si chiama infatti Tutti nello spazio, ecco, adesso vi faremo vedere, partiremo da una cosa diciamo storica, importante, poi faremo una breve carrellata per poi occuparci di qualcos'altro. Allora, questa cosa che state vedendo, nella sua completezza qui, poi la vedremo nel dettaglio, è la prima pagina domenicale in cui appare Flash Gordon, notissimo personaggio dei fumetti. Ok? È il 7 gennaio, questo lo dice Wikipedia, quindi potrebbe essere falso, però io mi sono andato a controllare più volte, quindi mi sono preso un po' di appunti. È il 7 gennaio 1934. È il 7 gennaio 1934. Lì sopra c'è Jungle Jim, che giustamente nella prima striscia affronta una tigre, la famosa tigre di Martini. Ma questo perché voi dovete sapere che quando non sappiamo che cosa fare per raccontare una storia, arriva una tigre, cioè arriva una minaccia qualunque che tiene impegnato l'eroe per qualche vignetta. E Jungle Jim comincia così la sua carriera. Ma noi ovviamente non ci occupiamo di Jungle Jim, perché si chiama Jungle, quindi lui si occupa della giungla, ma noi ci occupiamo invece soltanto della seconda metà di questa tavola domenicale, che è quella con Flash Gordon. E pregasi, vedere, raccontiamo velocissimamente quello che succede. Vedete che ci sono un sacco di parole, ma le vignette sono estremamente esplicite. Il mondo sta per finire, un pianeta in rotta di collisione con la Terra. Gli indigeni pensano, oddio, anche in Africa si pensa, oddio, in America si pensa, oddio, moriremo tutti. Nel frattempo il professor Zarkov studia la soluzione al problema. Nel frattempo un giocatore di polo, molto famoso, Flash Gordon e Dale Arden, che ce lo dice sicuramente che cos'è Dale, ma qua adesso la lettura... una passeggera. Cioè, giustamente non ha niente da fare Dale, si molto interesse sulla psicologia dei personaggi femminili. Esatto. E Dale Arden stanno viaggiando da soli sull'aeroplano. Ovviamente salviamo la ragazza, ma non il pilota dell'aereo, che viene colpito da una delle meteore che precedono l'impatto col pianeta, che sappiamo noi, perché sappiamo cosa succede nella pagina successiva, che si chiamerà poi Mongo, ma ancora qui non si chiama. Quindi Flash salva la ragazza, arrivano chiaramente, precipitano proprio nella base dell'osservatorio del professor Zarkov, il quale gli dice salite, Zarkov è pazzo per ragioni sue, e gli dice salite sul mio razzo, e qua, boom, razzo,
zac, e si va sul pianeta Mongo. Potete vedere quindi quanto tempo lo sceneggiatore e il disegnatore dedicano al chiedersi come faremo a raggiungere Mongo. Una vignetta esatta, il razzo parte. È meraviglioso. Se potessimo risolvere così tutti i problemi della storia dell'umanità, saremmo estremamente contenti. Ma nella realtà dei fatti, però qua ci troviamo davanti a un problema, cioè che in linea di massima per quanto riguarda l'avventura, e questo vale anche un po' per il cinema, per la letteratura, eccetera, però noi parliamo di fumetti qui, rarissimamente ci si è occupati di come si può fare. Cioè, lo vediamo lassù, Zarkov seduto al tavolo da disegno, ok, ha una faccia di uno molto stanco, perché immaginare come andare nello spazio effettivamente probabilmente richiede degli sforzi creativi particolarmente complessi, ma nella realtà dei fatti, quindi, in realtà nei fumetti è facilissimo andare nello spazio. Infatti, eccoci qua, vedete, andiamo nello spazio a recuperare gli asteroidi d'oro con i paperi, andiamo nello spazio in auto con Etabeta, andiamo nello spazio con i DuckTales, andiamo nello spazio anche con dei marinai, con dei razzi spinti dagli spinaci. Quindi possiamo renderci conto che l'approccio, diciamo, scientifico per quanto riguarda il viaggio nello spazio nei fumetti è estremamente labile. Okay. E siccome tutti sono andati nello spazio, che io sappia, tranne Tex, cioè Tex Willer è l'unico personaggio che mi viene in mente che forse non, forse anche Nick Ryder non è andato nello spazio, parlando di personaggi italiani, è così. Però diciamo il 99% dei personaggi dei fumetti è andato nello spazio, quindi fare una storia dei viaggi spaziali o presentare i viaggi spaziali nei fumetti è una cosa un po' complicata, perché dovremmo parlare di centinaia di cose, ma tutte lontanissime dalle nostre esigenze, come dire, realistiche, tant'è vero che persino, eccolo qua, il nostro eroe bonelliano Zagor è nello spazio in questa fantastica tavola tratta da una famosa storia di Mauro Boselli, dove il malvagio scienziato Ellingen ha potuto costruire persino una base spaziale nel 1830. Ecco, chi se ne frega, no? Tutto si può fare, perfetto. Non chiediamoci dove Ellingen aveva trovato i materiali, la struttura, il personale per poter realizzare questo oggetto nello spazio. L'ha fatto da solo, come il dottor Zarkov ha costruito da solo il suo fantastico missile, come il professor Cabuto costruisce Mazinga Z nella cantina di casa sua. Siamo nel meraviglioso mondo dei fumetti. Insomma, ecco. Quindi, come potete capire, il rapporto fumetto-scienza è un po' complicato. Nella realtà dei fatti, però, tutti questi fumetti che abbiamo visto, queste immagini che abbiamo visto, sono delle immagini molto, come dire, semplificate, chiaro. Lo spazio è un luogo dell'avventura. Si va nello spazio con la stessa facilità con cui si può andare in macchina a fare una gita, una scampagnata fuori porta, e le avventure, il più delle volte, che cosa riguardano? Riguardano appunto, non so, c'è Paperone che vuole recuperare l'oro dall'asteroide d'oro, o piuttosto l'incontro, come nel caso di Eta Beta, con esseri alieni o provenienti da altre dimensioni o provenienti, come nel caso di Eta Beta, dal futuro e così via, eccetera, cioè l'incontro con altre società aliene. Chiaramente il tutto completamente legato all'immaginazione e all'avventura. Quindi potremmo citare tantissimi fumetti. Io qua ho limitato enormemente le cose perché non solo devo dare poi spazio anche ai miei colleghi, ma obiettivamente non finiremo mai di parlare. Diciamo che mi sono permesso di portare un oggetto fisico per dimostrare che i fumetti esistono, non si tratta di una qualcosa del passato che ormai non è più acquistabile o cose di questo tipo, come molti pensano. Ad esempio questa è Yoko Tsuno, che è questa è un'edizione italiana, tra l'altro, di Yoko Tsuno, quindi incredibile, ma vero, nessuno ci avrebbe mai scommesso di poter leggere in italiano Yoko Tsuno, che appunto, come dimostra dalla sua tutina e anche dal casco che ha e così via, eccetera, viaggia nello spazio, in questo caso la saga lunghissima, migliaia di pagine, questo è il quarto volume della saga del pianeta Vinea. Adesso diventa difficilissimo aprire, ci provo, vediamo quanti danni produco al microfono. Arrivare, insomma, da qui non potrete vederli, chiaramente ci sono dei bellissimi disegni, molto dettagliati, eccetera, ma anche qui nessuno si chiede come diavolo fanno le astronavi della nostra simpatica protagonista a arrivare dove devono arrivare. A volte, invece, può capitare che ci chiediamo questa cosa. Ad esempio, nel 1968 viene realizzato un film molto famoso che è 2001 Odissea nello spazio. Perché parlo di un film, anche se dovrei parlare di fumetti? Perché invece nel 1976,
quasi 10 anni dopo, un noto autore di fumetti, nel momento in cui sta passando di nuovo da una casa editrice a un'altra, cioè dalla DC Comics, la casa editrice di Superman e Batman, alla Marvel, la casa editrice dell'Uomo Ragno e il Capitano America, eccetera, eccetera, Jack Kirby, che all'epoca era un divo del fumetto, sceglie proprio 2001 di Odissea nello spazio per realizzare un fumetto di viaggio spaziale ispirato al film e realizza quindi una versione a fumetti di 2001. Ora, chiunque di voi abbia visto 2001 Odissea nello spazio, se non l'avete visto, è chiaro che c'è, come dire, il taglio della mano e altre cose, altre punizioni molto gravi, però insomma, nessuno l'avete visto, 2001 Odissea nello spazio è importante nella storia del cinema di fantascienza per una ragione, perché appunto, questo è il filo conduttore della mia lezione, il primo film dove un regista, uno sceneggiatore e dei tecnici degli effetti speciali si pongono il problema di rappresentare in maniera realistica gli eventi che possono capitare nello spazio. Quindi di raccontare una storia che abbia dei tempi spaziali accettabili, cioè quanto tempo ci metto ad andare da qui a lì? Anni, con la tecnologia che abbiamo a disposizione. Ok? Cosa succede se mi ritrovo a gravità zero? Cosa succede se mi tolgo un casco nello spazio? E così via, eccetera. 2001 è il primo film che affronta realisticamente tutto questo. Stanley Kubrick, che è un regista particolarmente ossessivo, addirittura diciamo disturba in continuazione i tecnici degli effetti speciali affinché la posizione delle stelle e dei pianeti rispetto all'astronave siano accettabilmente credibili in maniera tale che il viaggio risulti il più realistico possibile. Il risultato della visione di questo film nella mente di un autore di fumetti è questo. Chiunque abbia visto il film si rende perfettamente conto che è ovvio che in 2001 sia nello spazio il cosmo in cui si muove la Discovery 1, questa è l'astronave di 2001 sia nello spazio, l'astronave è proprio lei, è copiata da una foto ricalcata da Jack Kirby. Ma, anzi veramente non ricalcata, Kirby faceva tutto a memoria, ma questo è un altro problema, non possiamo affrontare Jack Kirby perché è un viaggio spaziale di suo, diciamo. Però, nella sostanza dei fatti, Kirby disegna l'astronave fedelmente, diciamo, rispetto all'astronave che appare sullo schermo, ma per il resto conto almeno 4 pianeti, 5 buchi neri, 7 stelle esplodenti, un migliaio di stelle cadenti che passano e così via, eccetera. Sullo schermo al cinema c'è il buio dello spazio, il nero. Ok? Perché? Perché appunto Jack Kirby non può accettare da autore di fumetti che il cosmo sia nero. Cioè, questa vignetta, vi rendete conto che se tutto lo sfondo fosse nero sarebbe vuota. Invece dai, riempiamola. E quindi la riempi di tutti questi effetti che si chiamano tra l'altro Kirby Spots, cioè le macchie di Kirby, perché è Jack Kirby che ha inventato questa cosa. Lo riempi di Kirby Spots e chiaramente nel fare un'immagine molto spettacolare e molto bella da vedere, tradisce completamente la scientificità del film originale, trasformandolo in un prodotto che non ha niente a che fare. Non sappiamo quanto Jack Kirby si possa essere, quanto Stanley Kubrick si possa essere infuriato per questa cosa, ma di fatto a fumetti, e questa è un'altra immagine dove c'è un casco molto realistico, la tuta spaziale di 2001 ancora oggi è, come dire, perfettamente accettabile e attendibile, in un contesto, qui saremmo sulla Luna, il dottor Floyd, dall'altra parte, non lo vediamo qua, c'è il monolito nero, o monolito come dicono nel film, questo oggetto misterioso che ci mette in comunicazione con gli alieni eventualmente nel film, e anche qui vedete la Luna, invece di essere piatta e brulla e senza niente, come nel film, improvvisamente c'ha delle rocce che vanno così in alto, in basso, a destra e a sinistra, esplosioni dappertutto, pianeti dappertutto, e così via, eccetera. Cioè, bellissima immagine, molto evocativa, ma niente a che vedere con l'idea realistica dello spazio. Ciononostante, noi siamo davanti al più uno dei più grandi autori di fumetto della storia del mondo, Jack Kirby. Questo fumetto è del 76. Ora, adesso faremo un brevissimo discorso su una cosa che riguarda sempre la fantasia e l'affrontare il viaggio spaziale in maniera non realistica, per poi occuparci rapidissimamente invece di fumetti che affrontano invece l'argomento in una maniera decisamente più credibile e a volte anche magari più noiosa, però veritiera dal punto di vista scientifico. Parliamo per forza di cose di Valerian e non Valerian, mi raccomando, questa è una cosa per la quale c'è la morte
Assolutamente, la pena di morte per chi dice Valerian. Valerian è un fumetto francese. Ho qui tra le mani, tra l'altro, casualità straordinaria nella data di questa lezione, questo albo che contiene Metro Châtelet, direzione Cassiopea. È un albo di Valerian. È attualmente in edicola perché stanno ristampando Valerian con la Gazzetta dello Sport. Che cosa c'entra la Gazzetta dello Sport con la fantascienza? È una cosa che lascio a risolvere a voi come problematica intellettuale, diciamo così. Ecco. Ora, premesso che questa storia è uno dei fondamenti della cultura occidentale, ma che chiaramente tutti voi ignorerete la sua esistenza, come è ovvio che sia, vi consiglio di andarvela a comprare e di leggerla, perché è una storia meravigliosa, tra l'altro, di viaggi spaziali, e quindi stiamo parlando di quello. Ma parliamo di Valerian, perché Valerian è un fumetto dove il viaggio spaziale è affrontato in maniera molto creativa, molto spettacolare. Esistono strutture incredibili nello spazio, incontriamo alieni di ogni tipo, c'è una fortissima ironia. Possiamo vedere qua delle immagini, questo è l'atterraggio su una base spaziale, diciamo, si è abbandonata, in realtà arrivo su Punto Centrale, che è una storia, questo credo sia l'ambasciatore delle ombre, vado a memoria. E anche qui, come potete vedere, il cosmo è molto stellato, è pieno di colori, pianeti dappertutto e così via, eccetera. Ciononostante, le storie qui cominciano ad avere un aspetto decisamente più realistico e hanno dei contenuti di carattere, come dire, narrativo, che sono molto più complessi delle avventure dove lo spazio è solo una scusa, diciamo così, rispetto alle cose che abbiamo visto prima. Ma parlo di Valerian soltanto per, in realtà, per fare una simpatica gag. Questa è l'astronave di Valerian. E così anche nell'attuale film, che forse è ancora nelle sale, o comunque è appena andato via nelle sale. Ora, la cosa buffa è che questa vignetta, che ci appare modernissima, nello stile dell'astronave, nei colori, nel modo in cui è stata disegnata, eccetera, è del 1968. Sorpresa! E che quindi quell'astronave lì, invece, che non citerò, perché chiaramente tutti invece sappiamo qual è la seconda astronave in basso, ok, è del 1977, 10 anni dopo. Sorpresa! Alla domanda, ma George Lucas aveva letto Valerian quando ha deciso che il Millennium Falcon aveva questa forma? La risposta di George Lucas è sì, certo che sì. E qui cominciamo a introdurre un discorso di cui invece adesso affrontiamo in maniera strabiliante tra poco, e cioè sul fatto che, al di là di tutto, è vero, i fumetti sono fantasia, i fumetti sono assurdo per certi versi, i fumetti raccontano delle storie nella quale la scienza a volte c'entra poco o nulla, ma in realtà i fumetti sanno essere anche anticipatori, ma soprattutto suggeriscono universi visivi, immaginazione visiva, che oggi, qua stiamo nel 77, ma ancora di più oggi, con tutti i film della Marvel, della DC Comics, eccetera, sta diventando immaginazione visiva della nostra società complessivamente, cioè non solo del cinema, ma di chiunque. Cioè, il Millennium Falcon, anche mia nipote di 5 anni, purtroppo sa che cos'è, insomma, non c'è niente da fare. Mentre invece ignora l'astronave di Valerian, ovviamente, che invece è la stessa, più o meno, la stessa astronave. Poi sull'origine del Millennium Falcon potremmo fare ben almeno un ciclo di lezioni di almeno 12 ore, ma questo è un altro problema. Comunque volevo far notare questa cosa. Perché? Perché adesso noi abbiamo già citato questo fumetto, che abbiamo detto è un fumetto francese, e nel prossimo seguito delle cose che abbiamo da dire ci renderemo conto che citeremo in maniera quasi esclusiva fumetti francesi e poi inevitabilmente fumetti giapponesi. Quindi partiamo. Camminare sulla luna. Un'avventura di Tintin. Abbiamo visto Tintin anche in quella cosa. Abbiamo visto che Tintin è già sulla luna quando Armstrong nel 69 ci arriva. Infatti ecco Tintin sulla luna nel 1952. La storia, per disegnarla, Hergé ci mette più di 4 anni, quindi in realtà siamo nel 1949. E qui, lo spazio è buio, la luna è luna, ok? I nostri eroi indossano delle tute spaziali perché hanno bisogno di poter respirare, di adeguarsi alla situazione. Sono arrivati lì con un razzo, hanno una specie di mezzo cingolato che gli permette di muoversi sulla superficie lunare, e durante il viaggio fanno addirittura dell'attività extraveicolare
o avendo delle difficoltà proprio perché in mancanza di gravità a un certo punto il capitano Haddock, che è un combinaguai, rischia di perdersi nello spazio e Tintin è costretto a uscire fuori per riagganciarlo e riportarlo all'interno del missile che li sta portando sulla Luna. Lasciamo perdere come funziona il missile, lasciamo perdere tutto quello che stiamo vedendo, è il disegno dell'immaginazione di un uomo nel 1949, primo il lancio dello Sputnik, cioè del primo satellite lanciato dai russi, non voglio dire una sciocchezza, ma me lo sono segnato, se mi date un secondo, e addirittura nel 57. Adesso ci arriviamo. Sputnik. 4 ottobre 57. Come ha fatto Hergé a immaginarsi una cosa del genere? Cioè, perché è tutto perfetto. Lasciamo perdere che sono arancioni, che il missile ha scacchi e che così via, eccetera, eccetera. Anche come ha fatto? Perché da dove gli è venuta tutta questa cosa? Dall'essersi alzato una bella mattina e dire ok, andiamo sulla Luna, ma siccome lui era un maniaco, se chiunque abbia letto Tintin se ne può rendere tranquillamente conto, è andato a parlare con degli scienziati, sia francesi che americani, e siccome lui era Hergé, se lo poteva permettere, ha litigato con questi scienziati, chiaramente perché Hergé era un uomo, diciamo, difficile, ecco, insomma, ecco. E però ha realizzato una cosa che ancora oggi, da un punto di vista del realismo, dell'applicazione delle forze fisiche che sono in azione nello spazio, è ancora perfetta. La storia poi, al di là dell'avventura che racconta, è incredibile perché all'interno del missile ci si preoccupa della mancanza di gravità, dell'accelerazione, c'è la cabina rotante, cioè è pazzesco leggere questa storia, perché sembra la storia di una persona che semplicemente, siccome viaggiare nello spazio è una cosa che oggi esiste, ha semplicemente disegnato quello che ha visto, come noi quando vediamo la Cristoforetti o Nespoli, no? In televisione. No, non aveva visto niente, non c'era nulla del genere. Okay? Arriva lui ed esiste il fumetto realistico di Viaggio nello spazio. Questa storia, con tutte le ingenuità inevitabili di quello che non si sapeva all'epoca e di quello che sappiamo oggi, e del fatto chiaramente che racconta comunque una storia divertente, ironica, dove mandiamo un cane sulla Luna con tanto di tuta spaziale, voglio dire, chiaramente Milù fa molto ridere, ciononostante è una storia incredibilmente, straordinariamente realistica e dà l'inizio a tutta una serie di fumetti che chiaramente, essendo Hergé il leader del fumetto in Francia, producono la necessità di cercare di fare, diciamo, delle imitazioni. Ora, non staremo qui a fare tutta la lista, ma proprio perché Tintin era Tintin, nascono poi negli anni immediatamente successivi degli altri albi fumetti, infatti vedete qui la data, 1954, Dan Cooper. Dan Cooper è un pilota che però ha avuto tantissime avventure di tipo strettamente aeronautico, cioè, però ha avuto anche altrettante avventure di tipo spaziale. Qui mi sono fatto prendere un po' dalla nostalgia cercando le immagini, dato che questo qui ce l'avevo quando ero bambino, questo qui è un albo ardimento, questi qui siamo per forza, diciamo, nel 68, e così via. E se essere nello spazio, come potete vedere qui, ci sono delle tute spaziali molto articolate, ma siamo prima, un anno prima della, in realtà molti anni prima, perché l'edizione italiana è del 68, ma questa qui, molti anni prima dello sbarco sulla Luna, e quindi che di immagini che ci facciano vedere gli astronauti con la frequenza e l'ovvietà con cui noi oggi accettiamo questa idea. Se io dico astronauta, nella mente di qualcuno si forma immediatamente un'immagine come questa. E no, stiamo parlando di prima. Stiamo parlando di prima, non c'era. Quindi questi autori cercano di visualizzare queste cose. Dan Cooper ha una vita che lo porta dall'essere nato prima della vera esplorazione spaziale a viverla, quella reale che si svolge nella cosa, e a superarla anche, diciamo. Quindi questo è un altro, sempre dove invece vedete, qui c'è un casco, diciamo, da motociclista. Spaziale, ma sì. Qui invece ho visto un po' di foto degli astronauti e so che
che hanno la calottina, che devono averla perché altrimenti così via eccetera, e quindi siamo già qualche mese dopo. Da qui in poi, ecco qua, abbiamo delle immagini spaziali dove le strutture sono quelle, diciamo, della NASA, no? Quindi qui Dan va nello spazio con una, diciamo, un Saturno 5, sostanzialmente, per quanto un pochino modificato, e si muove attraverso dei dettagli delle immagini, diventano quelli della realtà, cioè il fumetto trasla nel frattempo, anche se questa stessa realtà è stata in parte forgiata dall'immaginazione, inevitabilmente, perché se non ci fossero stati scienziati particolarmente immaginativi, e siamo costretti a parlare anche chiaramente di una figura pazzesca come Werner von Braun, senza il quale non ci sarebbe niente di tutto questo, no? Se non ci fosse stata quell'immaginazione lì, e se non ci fosse stata ovviamente la propulsione pazzesca allo sviluppo tecnologico provocata dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma di questo poi ne dobbiamo accennare, ma poi questo è l'argomento del nostro amico Davide, perché se no non avrebbe fatto il fumetto che ha fatto. Insomma, ecco. Infatti cosa succede nel frammentre? Che appunto nel 57 i russi lanciano lo Sputnik, qualche tempo dopo, e già non mi ricordo più, nel 61 Yuri Gagarin va per il primo uomo nello spazio all'interno di una capsula Vostok, e comincia una competizione folle nella realtà, cioè essendo stati i russi i primi a poter mandare nello spazio dei satelliti e degli uomini, gli americani sono più indietro, comincia una corsa. Ora, di che cosa sto parlando? Sto parlando di una cosa che chiaramente oggi non c'è più ed è un po' complicato da spiegare. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale il mondo è diviso in due blocchi, c'è quella che si chiama Guerra Fredda e c'è il timore che, semplifico molto e mi perdonino gli esseri umani normali, che i comunisti che mangiano bambini invadano il mondo occidentale che invece è buono e gentile. Ok? Chiaramente la mia ironia si spero si colga, ma in ogni caso questa paura è reale, se ne fanno di tutti i colori, tra cui appunto spingere al massimo la realtà della tecnologia fino appunto a raggiungere la Luna. Di tutta questa gara, di tutta questa cosa che riguarda la realtà, cioè un fatto politico, un fatto di supremazia, un'ansia terrificante che è quella, no, di una sorta di fine del mondo potenziale se non si controllerà lo spazio, gira nei fumetti. Non c'è traccia. Perché i fumetti sono avventura e all'epoca, oggi le cose sono un po' cambiate, ma all'epoca non si occupano di politica, per cui potremmo trovare centinaia di storie di Dan Cooper o così via, eccetera. Tutti questi personaggi sono americani, cioè quindi sono, virgolette, buoni, hanno ragione, ma nella realtà dei fatti non andiamo ad affrontare queste problematiche. È avventura. Tant'è vero che in quella storia lì che avete potuto vedere prima, SOS nello spazio, appunto quello che succede, la base spaziale di Dan Cooper sulla Terra riceve un SOS dallo spazio, lui parte con una navicella insieme a un suo collega, vanno nello spazio e nello spazio trovano questa un'altra navicella che loro non sanno da dove viene, ci vanno dentro e tu pensi sono i russi, sono degli alieni blu con sei dita. Che gli alieni blu con sei dita stiano al posto dei russi è abbastanza certo, ma è abbastanza anche certo che mai si affronterà il problema in termini realistici, diciamo, no? Cioè l'avventura è avventura. E si procede così per un lungo periodo di tempo, fino a che addirittura praticamente la Guerra Fredda se ne va, diciamo, ecco. E infatti, da questo momento in poi, io potrei farvi tanti altri esempi, vi ho parlato di Yokozuno, ma potremmo parlare di altri fumetti, che sono tutti fumetti d'avventura spaziale, diciamo, ce ne sono tanti, I pionieri dello spazio e altre robe del genere, ma nessuno di questi affronta l'esplorazione spaziale di nuovo in termini scientifici o perlomeno in termini realistici, fino a che a un certo punto nel 1977 l'invasione dei cartoni animati giapponesi in Occidente, perché non è stata solo da noi, bisogna ricordarselo, insomma, produce il fatto che si fa una scoperta, che non siamo i soli, non solo non siamo i soli sul pianeta, ma non siamo i soli che fanno i fumetti. Perlomeno ci sono i giapponesi.
si comincia a scoprire che esistono i giapponesi e si comincia anche a pubblicare questi fumetti. Chiaramente, siccome si tende a pubblicare, scusami Fabio, ti disturbo mortalmente, devo arrivare qui, eccoci qua, ci sono. Siccome questi fumetti giapponesi sono molti, a un certo punto nel tentativo di interessare il pubblico si cominciano a pubblicare anche dei fumetti e si scopre che quindi i fumetti giapponesi non sono solo maghette, robot giganti, no? Robe spaccatutto, così via, eccetera, ma magari ci sono anche degli autori che affrontano le cose in maniera sensata e scientifica e magari hanno anche una loro filosofia e qualcosa da raccontare. Il primo fumetto che appare da noi, ma li ho messi in ordine cronologico, appunto, siamo nell'84 in Giappone, da noi sarà successo tipo nel 90 o 91, e quello che vedete, no, non lo vedete, eccolo qua, devo ancora cliccare, quello che noi intitoliamo 2001 Nights, sto mescolando italiano e inglese, ma che quindi, Nissenichi ya Monogatari, Monogatari vuol dire storia. E questo fumetto di Yokinobu Oshino, che fa molto ridere perché Oshino, se qualcuno conosce il giapponese, c'ha la stella nel nome, cioè Oshino vuol dire nato tra le stelle. Io ho sospetto che non sia proprio, comunque insomma non importa, si chiama Oshino. Racconta, ora già lo vedete dall'immagine, abbiamo un approccio certamente futuribile, fantastico, ma assolutamente realistico. E nelle tavole che vi passeranno adesso molto molto rapidamente vedrete chiaramente che qui abbiamo un'idea che passa attraverso, quella una Sayuzza, che passa attraverso l'idea realistica del cosmo, l'esperienza diretta dell'esplorazione spaziale, all'idea di andare oltre, andando a applicare criteri, teorie scientifiche di varia natura e così via eccetera, per cui in questa serie che è una serie antologica, cioè una serie di racconti che ci racconta il futuro dell'uomo a partire, diciamo, dal momento in cui comincia la storia nella contemporaneità, negli anni Ottanta, con la tecnologia degli anni Ottanta, fino a prospettare la diffusione dell'uomo tra le stelle, raccontandoci non solo il lato umano di questa storia, cioè che cosa vuol dire avere una prospettiva di questo tipo, ma anche il lato tecnico, cercando di spiegare come sarebbe possibile realizzare questa cosa, chiaramente alla luce delle teorie scientifiche dell'epoca e chiaramente immaginando che si possano risolvere tutta una serie di problemi tecnici spaventosi che ci impediscono di fatto di poter viaggiare, tra le stelle, al di là della nostra immaginazione, perché gli scienziati i modi se li sono immaginati, realizzarli questi modi è un'altra cosa, oltre al fatto che il denaro contante che serve è molto strano. Infatti, vedete, c'è un signore in giacca e cravatta in questa storia, perché una delle cose che racconta Oshino è come diavolo potremmo fare a recuperare il denaro per realizzare un sogno di questo tipo. Onde per cui, quando poi uno va al cinema e vede Interstellar, si incazza un po' perché non c'è scritto Yokinobu Oshino da nessuna parte, ma un po' mi girano. Lì c'è scritto 1991 Nathan Never, ma lo saltiamo perché poi, se no lui cosa fa? Niente. Quindi, perché in effetti poi nel frattempo io, purtroppo, insieme ai miei due colleghi, ho fatto un fumetto di fantascienza cercando di mediare tra l'avventura e la scienza. Ragione per la quale Paolo poi mi ha contattato, perché mi ha detto leggo i tuoi fumetti e non ci sono scritte sciocchezze pazzesche, dico, ti ringrazio, è una delle sfide. Chiaramente sciocchezze ne abbiamo scritte tante, però diciamo si cerca di misurare il numero delle sciocchezze scritte nelle storie. Andiamo ancora avanti, vediamo altri due fumetti giapponesi, uno è fondamentale. Questo si chiama Planetes ed è realizzato da Makoto Yukimura. Ora, guardando le tavole così a occhio, uno potrebbe dire non vedo nessuna differenza con 2001 Nights, certo, sono giapponesi. In realtà la differenza è che qua ci sono un po' di occhioni più grandi, mentre invece nel fumetto di Yoshino il disegno è un pochino più realistico. Ma qui abbiamo un altro approccio completamente
realistico all'evoluzione spaziale, ma questa storia non punta a raccontare, cioè queste storie diventano man mano più realistiche. Cioè, se il racconto di Oscino ancora è un racconto che ci vuole raccontare come raggiungeremo le stelle, come faremo ad espanderci nello spazio, come faremo a realizzare questo sogno che è cominciato col razzo del dottor Zarco, che pam, parte nello spazio, qui si comincia a pensare che forse invece la tecnologia, per quanto sofisticata, non ci permetterà mai di fare una cosa del genere, e che quindi, riempiendo il cosmo di razzi, missili, satelliti e così via, eccetera, forse semplicemente produrremo dei danni come li abbiamo prodotti sulla superficie del nostro pianeta. Quindi Planetes ci racconta in realtà la vita di persone che vivono a bordo di astronavi che si occupano di ripulire il cosmo dai rottami spaziali della, diciamo, corsa allo spazio precedente al momento in cui comincia questo racconto. Lo sapete, no? Alcuni di voi sono molto giovani, però ogni tanto ci dicono un satellite uscito dall'orbita precipiterà, ma state tranquilli, brucerà nell'atmosfera e così via, no? Diciamo che un giorno che ci cade sulla testa uno di questi cosi sarebbe una cosa un po' fastidiosa. Quindi i protagonisti di questa serie si occupano di ripulire il cosmo, e quindi la serie ha un aspetto chiaramente, diciamo, ecologista e mette tra i suoi argomenti il rapporto tra la scienza e il nostro ambiente vitale, diciamo, che in questo caso è considerato più ampio di quello della superficie del pianeta, insomma, no? Si va a considerare l'orbita e le sue vicinanze, insomma, come luoghi nei quali sarà possibile, con la tecnologia che abbiamo, muoverci con una certa facilità, diciamo così, ma non c'è, diciamo, la possibilità, l'idea di spostarsi al di là dello spazio, diciamo, del nostro sistema solare. Ultimo nella nostra lista, eccolo qui, è questo qua, Uchukyōdai. Uchukyōdai è un fumetto che è cominciato, mi sembra, nel 2007, c'è scritto così? 2007, prima pagina pubblicata, ed è ancora in corso. Ed è ancora in corso, non è ancora finito. Quindi sono 10 anni che è in pubblicazione. Uchukyōdai, in giapponese Uchu è spazio. Chiunque abbia visto mai un cartone animato di Reiji Matsumoto, l'autore di Captain Harlock, Galaxy 999, della Yamato e così via, eccetera, chiunque abbia visto un cartone animato in giapponese, sa perfettamente che qualsiasi episodio comincia con un'immagine del cosmo e c'è una voce roboante fuori campo che fa Uchu, lo spazio, no? Uccio, spazio. E Kyōdai invece vuol dire fratelli, fratelli spaziali o fratelli nello spazio, come traduciamo in italiano. Che cosa racconta Uchukyōdai? Racconta una cosa molto più complessa di tutte le cose che abbiamo raccontato finora, ma anche molto più piccola. Perché qui ci sono due fratelli che hanno come sogno di viaggiare nello spazio, ma uno dei due lo realizza, diventa astronauta. L'altro invece non ci riesce perché, come potete vedere dalla faccia, è un pazzo demente, diciamo, il mitico Mutta, però a un certo punto capisce che anche per lui è importante l'idea di raggiungere finalmente lo spazio e decide, già grande di età, quindi già, diciamo, giovane, insomma, intorno ai 20 anni, di diventare astronauta. E il fumetto ci racconta, giorno per giorno, minuto per minuto, vignetta per vignetta, come si diventa un astronauta veramente. Quindi non è più un fumetto di fantascienza, ok? È un fumetto che si occupa di una cosa vera, della realtà, perché ormai il mondo ha fatto i suoi passi e diventare astronauta non è un assurdo. Quindi c'è di tutto qua. Sono più di 30 volumi ormai che ci stiamo addestrando. Una cosa molto impegnativa, ma è anche molto ben scritta, ci descrive una realtà, no? In maniera tale da suggerire anche ai potenziali astronauti del domani, no? Non solo che tipo di difficoltà ci sia dal punto di vista fisico e materiale per diventare astronauti, qui siamo già in parte diventati astronauti, questa serie è stata un grande successo e quindi questa qui è già la versione a cartoni animati, sono stati realizzati anche dei film dal vivo, perché chiaramente è questa è un'idea molto buona,
data anche la pazienza dello sceneggiatore e disegnatore nell'andare a recuperare materiale reale, vignetta per vignetta, scena per scena, e farci vedere dove, come e quando gli astronauti si addestrano. Si stanno addestrando per andare su Marte, e col ritmo che ci mette lui a disegnare la storia e a raccontarcela, forse ce la facciamo. Cioè forse, quando Muta sarà su Marte, ci saremo anche noi tra un migliaio di anni. Insomma, ecco. Però io, preparando questo mio excursus, mi sono reso conto di come le cose siano molto cambiate negli anni e nel tempo. No? Era questo quello che mi piaceva segnalarvi, cioè una storicizzazione chiaramente del concetto di fumetto, no? Riguardo a come l'idea di viaggio spaziale viene affrontato. È ovvio che ancora oggi noi possiamo trovare dei fumetti super avventurosi che si svolgono nello spazio, lo stesso Valerian continua a uscire, chiaramente sono prodotti perfettamente come dire, divertenti e così via, ma è chiaro che la percezione che si ha del rapporto tra quello che si sta raccontando e la necessità che quello che si sta raccontando sia in qualche maniera accettabile per la scienza, no? Che non racconti sciocchezze, e diventa sempre più impegnativo, proprio perché è sempre più, come dire, un confronto che chiaramente all'interno di una certa fasce inevitabilmente culturali diventa impossibile per gli autori, come lo è per me, mettersi a scrivere delle cose dicendo: ma come fa a fare questo? Ci vuole una risposta, no? Si può accettare una risposta fantascientifica, ma c'è quel pezzo della parola che ci importa, cioè deve avere un fondamento in qualche elemento scientifico, oppure possiamo chiaramente fare delle scelte radicali e lasciar perdere, ma a quel punto la nostra storia avrà degli scopi completamente diversi. Questo fumetto qui è sicuramente il fumetto più scientifico che esista, per certi versi, no? Nella sua follia, nell'essere super preciso e così via. Questi non sono i due fratelli, questa è la fidanzata di Mutta, che anche lei è un astronauta, ovviamente, attenzione. E quindi, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista narrativo, l'evoluzione è cambiata, l'evoluzione è stata notevole, ma in realtà non troppo diversa, perché se noi andiamo a vedere, se voi memorizzate per un attimo questa fantastica vignetta con i due astronauti vicino alla loro navicella, e io torno indietro al 1949, voilà. Sempre quello stiamo raccontando, perché se io affronto il viaggio nello spazio in termini realistici, lì mi troverò, dovrò disegnare delle tute spaziali, degli astronauti e così via. Quindi è chiaro che gli autori nel tempo hanno dovuto cambiare il tipo di approccio narrativo al viaggio nello spazio, da pura avventura, da sfida impossibile che va realizzata con tecnologie all'epoca appunto straordinarie e con delle avventure che hanno il sapore chiaramente della caccia al tesoro, dell'azione pura, a storie sempre meno d'azione e sempre più complesse, che cercano di raccontare la realtà di un'esplorazione spaziale che è sempre più in difficoltà. Nella Nuccio Chiodai il finanziamento della missione è uno dei problemi quasi insormontabili che i nostri protagonisti, non loro direttamente, ci sono molti personaggi nel contorno della storia, devono chiaramente affrontare, perché viviamo in un mondo che non ritiene più che quel sogno, questo che parla Uccio Chiodai, che quel sogno abbia un valore, perché in fondo, come si dice, le priorità sono altre, come ci viene detto tutti i giorni al telegiornale, abbiamo delle cose più importanti di cui occuparci. Stiamo quasi tutti morendo di fame, quindi sarebbe forse opportuno non guardare più in là. Io chiaramente la penso diversamente, perché tra l'altro io sono di quelli chiaramente che pensano che sulla Luna ci siamo stati, e che mi dice che è un complotto, mi alzo e gli mollo un cazzotto, come fa il protagonista di Interstellar alla maestra, dice: ma che è una balla. E no, anche lo fosse non deve esserlo, anche lo fosse non deve esserlo. E quindi, insomma, spero anche chiaramente che di avervi fatto vedere dei fumetti meno
come dire, prevedibili, diciamo, rispetto a quelli che magari uno si aspetta sedendosi qua e dice: ah, viaggio nello spazio dei fumetti, mi aspetto la cosa X, no? Perché è vero, Tintin certamente è estremamente popolare, mi chiedo comunque chi si sia impegnato a leggerlo, diciamo, ecco, che invece andrebbe veramente letto, al di là di tanti limiti, eccetera. L'ho per scontato che nessuno sapesse che esisteva Dan Cooper e anche Uchu Kyodai, nonostante il 30° volume o 33° volume, forse 33° l'ultimo che ho messo lì, un ripiano che non è abbastanza lungo per contenere tutto Uchu Kyodai. Sono, spero, dei suggerimenti, insieme a Valeriano ovviamente, dei suggerimenti per andare a vedere non solo il viaggio nello spazio, ma il rapporto tra il fumetto e la scienza, ma anche gli stessi fumetti in un'ottica completamente diversa, come anche uno strumento per approfondire la conoscenza di noi stessi e della nostra società. Certamente questa cosa vale per tutti i manga e certamente vale per Valeriano, insomma. Ecco, quindi, bene, fantasticamente ci ho messo meno di un'ora, quindi abbiamo un'ora in più. Intanto parli tu. Poi vediamo. Nel frattempo qui il nostro amico sta disegnando e tu vuoi far vedere il tuo PDF, se no facciamo vedere per un po' che cosa sta facendo. Allora non so se dobbiamo schiacciare il tasto. Provo? Ha funzionato? Funziona. Ti introduco rapidamente. Fabio. Ah, però dobbiamo creare un... non è cambiato molto. Bianco, cosa possiamo fare? Mi sa che siamo al mare. Ancora un po'? Ancora un po'? Ah, meraviglia! Così va benissimo. No, non si vedeva niente, era tutto bianco. Si bruciavano i segni. Ok, allora, brevissimamente. Io... no, mi sono dimenticato di parlare di Nathan Never. Devo introdurre lui, hai ragione. Sono un genio. No, allora, torniamo un attimo indietro. Torniamo un attimo indietro, vediamo cosa succede, siamo fortunati, sì. No, parliamo un attimo perché avevo detto saltiamo Nathan Never, ma lo saltiamo solo rapidamente, vi faccio vedere un po' di tavole, perché io e Fabio stiamo lavorando proprio in questi giorni a una storia che verrà pubblicata su Agenzia Alfa, siamo a ottobre, quindi a febbraio, esce a febbraio, è una storia proprio interamente dedicata ai viaggi spaziali. I nostri protagonisti devono andare a recuperare un relitto di un'astronave che è precipitata su un asteroide, quindi proprio un classico dei classici. E prima di vedere come sta lavorando ora Fabio, avete visto già gli schizzi delle astronavi, eccetera, vi faccio vedere un po' di sue tavole. Ecco, no? Come potete vedere, noi stiamo lavorando ha delle immagini che cercano di essere il più realistiche possibile, sia dal punto di vista delle strutture di questi mezzi spaziali che dal punto di vista dell'abbigliamento dei nostri protagonisti. Ecco qui tutte spaziali e cose varie, eccetera. Quello là in fondo è Nathan Never. E questa è la sfida che noi abbiamo, che qui è un'altra attività extraveicolare, tanto per cambiare, come potete vedere le scene non possono cambiare più di tanto, siamo nello spazio, cosa gli vuoi far fare? Li facciamo uscire dall'astronave, ovviamente. il tutto però con un approccio estremamente realistico, fotografico, nella quale Fabio è maestro, assolutamente, bravissimo veramente a realizzare queste immagini super, super realistiche. Quindi adesso che vi ho introdotto il suo lavoro, lui vi spiega come realizza queste pagine. Intanto passiamo da una cosa all'altra, rimettiamo i fogli lassù, ecco le nostre astronavine, microfono. Allora, prima volta che parlo a una conferenza, quindi sono un po' un casino. Allora... si parte di solito da un'idea generale di un'astronave. E noi di solito consideriamo un'astronave che
nella nostra mentalità da terrestri, quindi deve essere per forza un mezzo con una certa forma aerodinamica. In realtà le astronavi potrebbe essere di tutto, anche un oggetto come questo, dove non è detto che questi qua siano i due reattori, per cui la forma è non so come spiegarlo, fantastico. Allora, per cui l'andamento di questa astronave non è detto che sia per forza... non è per forza il retro, potrebbe essere anche soltanto un lato dell'astronave, cioè nel senso che l'astronave potrebbe procedere anche verso questo lato. Come ad esempio potrebbe capitare con un'astronave come questa, che è nata praticamente dall'idea di un motore esterno di un'imbarcazione. Se potete notare qua, potrei metterci un'elica e questo diventa un motore marino. In realtà, levando l'elica e facendo uscire la propulsione da questa parte qua, diventa un'astronave nello spazio. Altro in questo momento non so. No, però lui ha centrato un bersaglio molto interessante, molto importante, che la nostra immaginazione non riesce a produrre un oggetto realistico. Infatti, quando vediamo i satelliti veri, sono spaventosamente sgraziati, perché non hanno bisogno di avere una forma appunto aerodinamica, devono muoversi nello spazio dove sì, c'è bisogno di alcuni elementi ma non altri. Noi chiaramente facciamo fumetto, facciamo avventura, dobbiamo, come dire, assecondare l'occhio e la mente di chi ci sta guardando, quindi un'astronave lunga e slanciata sarà un'astronave veloce, in realtà non ha nessuna rilevanza la forma della nave, chiaramente, no? Un'astronave nera e massiccia sarà cattiva, un'astronave bianca e snella sarà buona, e così via, insomma. Quindi nonostante il tentativo di diventare, di renderci, di rendere le storie, le avventure in maniera, dal punto di vista estetico, anche vicine alla realtà, ci sono sempre dei limiti legati appunto alla percezione, quindi non tutto si può realizzare esattamente. Così come, tipico esempio, io mi trovo sempre molto in difficoltà con i miei colleghi sceneggiatori, da questo punto di vista il povero Davide ne sa qualcosa, perché è tipico che nella sceneggiatura mi trovano queste cose così, no? Mi dicono: allora Nathan Never è sulla Terra, scopre una traccia che lo porta su Marte, quindi il giorno dopo su Marte Nathan sta andando a interrogare il mutante marziano che è probabilmente responsabile dell'omicidio su cui lui sta indagando. Il giorno dopo? Dice: sì, il giorno dopo. E no, il giorno dopo è impossibile. Perché nell'universo di Nathan Never, per quanto ci sia una tecnologia evoluta, per quanto ci siano dei motori che ci possano spingere a una velocità infinitamente più alta di quella della collegiata, diciamo che ci vorranno 2 settimane, tenendo conto che oggi come oggi ci vorrebbero 2 anni, ai rotti. E davanti a questo i miei colleghi scienziati dicono: come 2 settimane? E cosa ci fa lui? E cosa fa lui per 2 settimane? Sta dentro l'astronave. Dice: ma è assurdo, dal punto di vista dell'avventura questa cosa è una perdita di tempo colossale. E no, ma è così, non c'è niente da fare. Abbiamo avuto una straordinaria polemica con i nostri lettori, perché io, che sono tifoso delle storie scientifiche, avevo provato, questo prima di abbandonare la serie, una storia dove Nathan Never si perde nello spazio insieme a una ragazza e devono riuscire a sopravvivere nonostante siano nello spazio, diciamo così, no? Ecco. Ed è una storia molto scientifica, che è stata scritta dal nostro collega Giovanni Ecker, che ha fatto un lavoro splendido, una storia bellissima, molto divertente, in cui tutto quello che succede è possibile, diciamo, no? Al di là dell'esasperazione avventurosa della storia, insomma, una situazione tipo Gravity, diciamo, no? Ecco, no? Gravity è pazzesco, succede di tutto, non ci fermiamo mai un minuto, ma ogni cosa che succede in Gravity è potenzialmente vera. Poi è potenzialmente assurdo che tutto questo succeda a un singolo essere umano e che a questo essere umano gli scoppi il cuore dopo 5 secondi che si è trovato in quella situazione, ma per l'ansia, non perché gli si è rotta la tuta spaziale, insomma, ecco. Però gli eroi sono eroi, così come i protagonisti dei film, anche gli eroi dei fumetti sono eroi. Nel corso di questa storia, ovviamente, una delle cose che noi ci eravamo posti come
elemento realistico era proprio il passaggio del tempo. Quindi ci siamo detti, ma quanto tempo ci vuole? Abbiamo stabilito alla fine che come minimo tra il momento in cui Nathan precipita, riuscire a costruire un rifugio con i mezzi di fortuna che ha trovato, le varie avventure che devono capitare, perché comunque una storia deve crearsi un percorso narrativo, e il tempo che ci mettono i suoi colleghi a ritrovarlo, dato che si è perso in un incidente dove non ci sono delle situazioni che possono dare dei dati certi sulla sua posizione. Quindi voi vi rendete conto che andare nello spazio a cercare qualcosa è molto più che cercare un ago in un pagliaio, ma molto 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 di più, cioè diciamo assurdo, no? Quindi costruire anche un modo attraverso il quale poi i nostri possano essere ritrovati e così via eccetera. Nella vita di Nathan Never passava un anno. Ira funesta dei lettori, che dico, ma come un anno? Ma come ha perso un anno nello spazio? Ma non è possibile, come non è possibile? È ben possibile, un anno nello spazio lo perdi sicuro se vai nello spazio. Quindi i tempi spaziali realistici sono contrari ai tempi dell'avventura, inevitabilmente. Ecco. Ciò nonostante noi ci impegniamo a cercare di fare delle storie un po' più solide e realistiche, aiutati anche dal talento di persone come Fabio, che come vedete non si ferma davanti a nulla e continua a disegnare meravigliose astronavi. Ora abbiamo un fantastico pescione che ci piace molto. Questa, vedi, non è così buona, non me l'hai mai disegnata nelle storie finite. Vedi, dobbiamo venire qui per ottenere un'astronave ben fatta. parola a Davide. Grazie, un saluto da parte mia, che non ho ancora avuto modo. Ovviamente è sempre complicato. Io comincio subito con una delle mie... tanto vedo in sala anche un mio allievo, per cui dice almeno qui non farà delle metafore calcistiche, no, le faccio anche qui. E quindi diciamo che per me cominciare a parlare dopo Antonio Serra è tipo per un giovane della primavera entrare dopo Messi, no? Esce Messi, entra lui e dice fai come lui, no, uguale. Quindi io ci provo, ma chiaramente la cosa non sarà, abbiate pietà di me. Detto questo, allora, io chiaramente cercherò di andare in direzione ostinata e contraria rispetto a tutto quanto ho detto in precedenza, anche perché sì, ho avuto anch'io l'onore e il piacere di scrivere Nathan Never, ma vi racconterei più o meno le stesse cose che ha detto Antonio, e a ben poco servirebbe, se non che mi piace sì sottolineare questo fatto della verosimiglianza e dell'attinenza all'immaginario e di come in realtà la fantascienza fosse all'inizio, quando era addirittura forse addirittura proto fantascienza e non era ancora denominabile come fantascienza, era letteratura d'anticipazione, e parliamo di Verne, parliamo di Wells, ed era certo non facile, ma c'era, come dire, tutto un campo possibile di immaginazione e quasi di preveggenza, perché poi nelle storie di questi autori troviamo invenzioni che poi sono diventate realtà. Oggi invece, e qui rubo, cito Antonio, quindi gli rubo più o meno le parole di bocca, più o meno nella fantascienza ci viviamo, e quindi se pensiamo che nel 91, che bella idea che c'era in Nathan Never, lui parlava attraverso un orologio in cui si vedeva la faccia di quello che c'era dall'altra parte. Oh, oggi ce l'abbiamo tutti, uno smartphone con cui possiamo fare le videochiamate, e quindi... Ecco, pensate un po', e quindi è chiaro che ci si debba un po' muovere anche in altri ambiti. E credo non sia un caso che alcuni dei film più importanti, che in qualche modo hanno a che fare direttamente o indirettamente con la fantascienza, parlo di Interstellar, parlo anche di Gravity, siano film che al di là del contesto fantascientifico sondano forse molto di più l'interno dell'umano che non l'esterno dello spazio. Ed è anche importante invece questa cosa dell'immaginario, in virtù del fatto che appunto noi possiamo pensare a qualsiasi cosa, ma poi dobbiamo dare dei riferimenti visivi che facciano parte dell'immaginario delle persone che ci leggono. Quindi le volte che mi sono trovato con Antonio a pensare a dei mezzi possibili e plausibili su cui Nathan Never si potesse muovere, il lavoro era di andare a vedere che cosa adesso le case automobilistiche, le aziende aerospaziali, eccetera, stanno studiando, e quindi lavorare su prototipi di cose
in essere e possibili barra probabili. Tutto questo che cosa ha a che fare con ciò che stiamo vedendo dietro? Lascio la parola a Luigi Bignami, che è uno dei più importanti conoscitori di questioni aerospaziali, se posso permettermi una sorta di Piero Angela dell'astronautica, e lascio dire due cose a lui e poi mi riaggancio. Spero che tutto funzioni, spero che l'audio funzioni, se no ce lo doppia Antonio, che so che lui è un grande showman e può fare tutto. Sono fan anche di Bignami. Forse, però, qui c'era questa cosa, ci arrivo anch'io, dire che, ok, vediamo, rumore. Ci troviamo al planetario di Milano, dove solitamente si può proiettare il cielo di qualsiasi giorno dell'anno a qualsiasi latitudine della Terra. Tra le tante conferenze ce ne sarà una dedicata a Cassini. Come sapete, questa missione è stata una delle più grandi missioni che l'uomo abbia mai potuto immaginare, partita 20 anni fa nel 1900. Suona ancora nelle orecchie il bip bip dello Sputnik 1, che in quel giorno d'ottobre del 1957 arriva dallo spazio, che sovietici e americani pensano già di portare un essere vivente in assenza di gravità, oltre l'atmosfera terrestre. È il primo passo, indispensabile, prima di portare l'uomo lassù. Signor Vitali Orlov, cosa ricorda di sua nonna Antonina Orzinova? Ну, скажем так, я помню не так уж и много о ней. Мои воспоминания довольно смутные и фрагментарные. Помню, что была очень красивой женщиной, интровертной и с довольно сильным характером. E qui la storia, quella che leggiamo nei libri di storia, diverge notevolmente dalla realtà, che viene a galla soltanto quando l'Unione Sovietica si trasforma in Russia. Infatti, prima di Yuri Gagarin, che partì per lo spazio il 12 aprile del 1961, un altro primate, ma con il 97% del patrimonio genetico dell'uomo, viene portato a Baikonur, lo spazioporto per le stelle. E qui viene scritta una nuova pagina della conquista dello spazio che nessuno fino ad oggi ha avuto il coraggio di raccontare. Non скажем не то чтобы знал, конечно, немного, знал, что в СССР она играла очень важную роль в сложных каких-то научных экспериментах над животными. Знал, что она была знакома с массой, с очень важными людьми. Но не более того, так как, знаете, мои родители скрывали очень многое от меня. Se doveste avere interesse ad approfondire, se andate su YouTube trovate anche altri stralci un po' più ampi dell'intervista al nipote della dottoressa Ozimov, che in qualche modo faranno parte di questo documentario in lavorazione su Iosif. Mi permetto ancora, prima di poi fare la mia tirata, di leggere un po' di cose del dossier finale del volume a fumetti, dove c'è un dossier storico che racconta di come la sezione Pavlovskaya dell'Accademia della Scienza di Mosca, dedicata alla ricerca animale, è stata affidata nel 1948 alla brillante Antonina Ozimova, appunto la nonna di questo nipote che abbiamo fortunatamente recuperato, giovane scienziata dall'inossidabile fede comunista e una profonda formazione multidisciplinare che gli procurano la stima incondizionata di Stalin. Le sue ricerche sulla comunicazione interspecifica saranno cruciali per lo sviluppo del programma spaziale sovietico. Nel 49 nasce il progetto SOSO, acronimo di Sovietsky Soyuz, e affettuoso omaggio all'anziano leader. SOSO era il diminutivo di Iosif Stalin quando era giovane,
Pochi anni dopo il progetto verrà integrato nel programma spaziale sovietico diretto da Korolev, sottoposto ai controlli dei servizi di sicurezza e immediatamente segretato. Insomma, tutto questo porta poi nel il 5 marzo del 1953, esattamente il giorno della morte di Josef Stalin, alla nascita di Josef, il gorilla d'acciaio, che potete venire qui reimmaginato da Fabiano Ambu. Ecco, poi qui dice che la storiografia riguardante il gorilla d'acciaio rimane ancora oggi limitata e parziale, data l'estrema segretezza imposta dalla nomenclatura agli sviluppi del programma spaziale fin dai tempi del progetto SOSO. Sapete bene che ci sono, voglio dire, parti degli atti di decenni fa, degli atti statali segretati, storia recente, che alcune cose ancora legate all'omicidio Kennedy verranno desecretate nei prossimi giorni, e però pare che Trump alcune le terrà ancora segrete. Vabbè, questo per dire che alcune cose si scoprono via via, si scopriranno via via, si possono semplicemente intuire, e magari intervistando parenti, amici delle persone che le hanno vissute, si può cercare di ricostruire il quadro di situazioni come questa del gorilla spaziale, che segue direttamente a una storia che invece è pubblica, che è quella della cagnetta Laika, che come sapete è il primo essere vivente, mi viene da dire vittima più che oggetto, di un tentativo di lanciare un essere vivente nello spazio, tant'è vero che le condizioni vitali all'interno della capsula in cui viene lanciata sono mortali più che vitali, per cui muore nel giro di pochissimo tempo. E per cercare di rifarsi immediatamente dopo Laika, i russi tentano di mandare nello spazio un gorilla, Josef. Tutto ciò che vi ho detto fino adesso è totalmente falso. Ok, com'era, spero chiaro, o come secondo me si cominciava a intuire nel momento in cui Bignami stava parlando al planetario, passa uno dietro che fa footing, che chiaramente, non avendo noi i permessi per girare lì nell'area, c'era in giro di tutto, e quindi quella cosa lì non l'abbiamo potuta impedire. Insomma, sta di fatto che noi abbiamo tentato e tentiamo tuttora, perché con Josef stiamo continuando, di fare fumetti nell'epoca delle fake news. Okay? Io vi assicuro che questa cosa, quando l'abbiamo presentata in anteprima a Cartoomix, con il collegamento dall'esterno di Bignami, con Piero Lusso, che è quel pazzo che ci ha scritto il dossier finale, che anche lui è estremamente impallinato con la Russia, eccetera, un sacco di persone alla fine dell'incontro sono venute da me dicendo no, io questa cosa non la sapevo, adesso mi informerò, vedo, non ci dicono le cose, eccetera, eccetera. Per cui è veramente, cioè, lo sapete meglio di me, perché più o meno immagino che tutti frequentiate grosso modo i social network. Inventare una cazzata e renderla credibile è veramente una delle cose più facili del mondo, ok? Questa è una roba che ovviamente il nostro... il secondo nostro leader del ventennio, quello dal 94 in avanti, aveva capito benissimo, e cioè se tu dici una cosa oggettivamente falsa, ma se la dici 10, 15, 20 volte diventa vera. Ok? Oggi è molto più facile, perché nel momento in cui dici una qualsiasi idiozia, ma 35.000 persone la condividono su Facebook, non potranno mica essere 35.000 tutti imbecilli, allora è sicuramente vera. Ok? Allora, io stamattina ero a Milano a tenere un incontro in una scuola superiore, in cui poi incautamente, a un certo punto, siccome c'era con me un attore che in qualche modo ha avuto a che fare con le Iene, mi sono riagganciato, ho cercato di spiegare a loro di come e che cosa è stato montato relativamente al tema del Blue Whale, e questi, che non hanno parlato per due ore, hanno cominciato a dire, no, però quel video là in cui poi il professore diceva che no, io ho saputo, che io ho sentito, che a me mi hanno detto, un cugino di mio cugino ha saputo che... Per cui sono cose veramente difficili da scardinare. Tanto è vero che mentre io sono qua a rivelarvi che questa è una colossale sciocchezza, probabilmente quelli che erano a Cartoomix sono ancora lì adesso sui siti cospirazionisti a dirsi, ah, quella roba lì del gorilla, hai visto che c'avevo ragione, ho adesso scoperto una roba. Funziona così. Per cui, ecco, rispetto al lavoro su Nathan Never, perché ovviamente sarebbe anche poco divertente per noi autori che lavoriamo per la Bonelli, quindi su testate e con editor che ovviamente giustamente hanno una serie di regole editoriali piuttosto ferre, quando facciamo delle cose al di fuori,
tentiamo di fare delle cose estremamente diverse per provare a divertirci in maniera diversa, no? Come quegli attori che, non lo so, lavorano su produzioni ufficiali, molto pompose, ferme, rigide, eccetera, e quando escono e vogliono fare qualcos'altro li vedi in contesti dove non diresti mai che uno potrebbe fare anche quella roba lì, ok? E quindi lo stile di scrittura di Iosif è una roba per cui credo che Antonio potrebbe tranquillamente, forse anche giustamente, mettermi le mani addosso per come è totalmente deregolata, senza logiche, senza ritmo e volutamente, insomma. Tutto parte da, adesso lo cerchiamo, questa immagine qui. Allora, 2014. Questo per dirvi come non si fanno i fumetti. Ecco, io sono qui a rovinare qualsiasi lezione. Adesso qui abbiamo Mazinga. Il trailer di Mazinga non possiamo fare spoiler. Vabbè, lo vediamo così. Allora, succede questo. Di solito Antonio insegna, quanto ci avete messo per creare l'universo di Nathan Never? Da quando è stata approvata l'idea a quando è uscito in edicola il primo numero? Più di 3 anni. Più di 3 anni, ok? E da quando avete cominciato a parlarne voi tre, Medda, Serra e Vigna, a quando si sono viste le prime immagini? Avete cominciato a visualizzarlo? Quanto è passato? Vabbè, per fare le tavole, per cominciare a vedere le pagine ci vuole più di una. Allora, ci sono molti anni chiaramente di preparazione, ma poi dal momento in cui tu mandi una cosa al disegnatore, a quello che ricevi, ci vuole anche qui circa un anno, anche perché non andavano mai bene, andavano modificate, rifatte, aggiornate, così via, eccetera. Quindi, insomma, noi siamo partiti nell'87 e siamo andati in edicola nel 91. Ok, allora, le persone lucide e razionali fanno così. Le persone che invece sono lucide al di fuori della testa e non all'interno partono da un'immagine che è questa qua e ci costruiscono una storia. Funziona così. Nel 2013, quindi l'anno prima poi dell'uscita di questo manifesto, Filippo Mazzarella, il direttore di Cartoomix, commissiona Fabiano Ambu, che stava allora in studio con me a Milano. Fabiano Ambu è un disegnatore di fumetti. Sì, l'ennesimo sardo prestato al fumetto. Ah, certo, sì. No, beh, quello poi della grossa è un'altra lezione. Gli commissiona un manifesto per Cartoomix. Cartoomix, come Rimini Comics, come tante altre manifestazioni, ha vissuto per anni su diciamo manifesti patchwork in cui, per attirare i fan delle diverse scuole di fumetto, si mettevano insieme, spesso omologate da signori disegnatori, perché parliamo per esempio di Mastantuono, non so, un personaggio Disney, un personaggio Bonelli, un personaggio, un supereroe, un personaggio giapponese, tutti insieme in una composizione più o meno armonica, perché sia immediatamente comprensibile al ragazzo che passa accanto al tram dove c'è la manifestazione di Cartoomix, i fumetti, ok? Mazzarella decide di fare questa scelta estrema e gli dice: non voglio più quelle robe lì, voglio un'immagine che sia forte, che sia iconica e che sia diversa da questi manifesti. Fabiano si inventa questa roba qui, un gorilla con la scritta CCCP sul casco che entra dalla parte destra e la testa leggermente in giù, in diagonale, entra nell'immagine dietro il nero, lo spazio. Arriva in studio, mi dice: guarda, c'è questa roba qui, mi scrivi una storia? Cosa da non fare mai. Mai. Ma è tipico dei disegnatori. È tipico, infatti. No, perché io ce l'ho un po', di solito lui non l'ha detto. Io ho una storia in edicola, la storia delle storie, che viene pubblicata prima della tua, dove Maurizio Rosenberg è venuto a me con un disegno di Godzilla morto e mi ha detto: scrivimi una storia e spiegami perché Godzilla è morto. Io dico: ma no! Primo, non è morto. Secondo, perché? Sì, sì, lo fanno e i pazzi come noi gli danno corda. Gli danno tant'è corda, vero, cioè, che io, dopo questa, non contento di essermi infilato in questa follia, la volta dopo in cui un altro disegnatore dello studio, sardo pure lui, Luca Osai, mi dice: facciamo una storia insieme. E io ho fatto la domanda che mai bisognerebbe fare nella vita, e cioè:
Che cosa, cosa ti piacerebbe disegnare? Errore degli errori, clamoroso. Allora lui ci pensa, mi dice: andiamo a bere un caffè. Lì ho capito che mi stava fregando, ma avrei dovuto dire di no a quel caffè. Ma usciamo, andiamo al bar. Bene, allora, allora ho pensato a questa cosa: c'è un enorme sfascia carrozze e dietro un drago. Bene, dice, c'è tutto, no? È praticamente fatta. Beh, quella però è un'altra storia che se volete andatevela a cercare, comunque ci ha tirato fuori anche da lì. Ma torniamo ad Ambu e mi dice questa cosa, mi sembrava talmente folle e impossibile che, come ha fatto Antonio con Maurizio, gli ho detto di sì. E quindi su che cosa ho cercato di lavorare? Qual è stato, questo anche per rispondere a una domanda canonica che viene fatta a chi fa il nostro mestiere, dove trovi le storie? Di solito un po' per associazioni di idee. In questo caso la cosa che mi è sembrata subito forte, e torniamo al discorso che facevamo prima sull'immaginario comune e su come tendenzialmente per essere riconoscibili ci rifacciamo solitamente a un immaginario comune, e di come altri produttori di storie lavorano proprio, come dire, su stare all'interno di un recinto che sia immediatamente riconoscibile per avere e per trovare un pubblico di riferimento. E invece io ho pensato a una roba che commercialmente è suicida, e quindi proviamo a lavorare su un immaginario che non abbiamo. E cioè, ma perché tutti gli astronauti, tutte le missioni spaziali, tutte le tute, tutto ciò che riguarda lo spazio, soprattutto prima dell'89, è tutto filo statunitense. Se ci pensiamo, se pensiamo alla realtà storica, la Russia è stata per anni chilometri di gran lunga avanti rispetto agli Stati Uniti. Ma chiaramente, essendo noi, ma non lo dico neanche come critica, mi sembra un dato abbastanza oggettivo, piuttosto colonizzati dagli USA a livello di immaginario, ok? Tanto è vero che quanto ci abbiamo messo in Bonelli per avere dei protagonisti che vivessero in Italia, cioè era una roba impensabile. Fai Dylan Dog. Se tu pensi che anche in Francia, dove hanno una, come dire, bella coscienza della loro, no, della loro coscienza e autostima. Autostima, diciamo, escluso Valerian, che appunto è Valerian e non Valerian, Dan Cooper, McDenny, eccetera, eccetera, tutti gli eroi dell'avventura tecnologico-spaziale sono tutti americani, inevitabilmente, perché solo quello dà credibilità, diciamo, insomma, al racconto. Esatto. Questo perché gli americani sono bravissimi a venderci il loro immaginario come unico possibile, come più alto e glorioso. Cioè, esiste un'altra parte del mondo dove uno degli eroi più importanti va in giro vestito con una bandiera? Certo. Cioè, per noi è una roba impensabile, loro ce l'hanno e ne fanno un vanto, ed è stato uno dei, nel momento della rinascita dei supereroi al cinema, è stato uno dei primissimi che hanno portato su grande schermo, sfiorando e superando il senso del ridicolo in maniera totalmente, e incassando più di chiunque altro sulla faccia della terra. Assolutamente. 700 milioni di dollari nel primo fine settimana ha fatto, cioè, capo. Adesso provate a immaginarvi, così per fare puro esercizio estetico narrativo, prendete Capitan America, cancellatelo, rendetelo completamente bianco e fatelo. Mettetegli una striscia verde a sinistra, una bianca al centro e una rossa. Vedete che fa ridere? Non è possibile, non è possibile. Cioè, noi siamo arrivati a oggi per avere un personaggio che ha 5-6 mesi di vita come serie regolare, che si chiama Mercurio Loi, che è ambientato a Roma, però attenzione, la Roma di qualche secolo fa, così almeno un po' di esotismo lo manteniamo, no? Sì, siamo a Roma, ma non è, cioè non può incontrare Scilipoti se cammina per strada, certo. Almeno quello. E quindi dico, ma se le cose fossero andate diversamente, se in qualche modo i russi avessero avuto maggior interesse o maggiore possibilità di promuovere il loro immaginario non solo nel blocco comunista, ma nel blocco occidentale, o se dopo la guerra fredda in qualche modo la Russia avesse imposto come sistema dominante, culturale, economico e quindi anche visivo, la propria visione. Cosa sarebbe successo? Ovviamente, per rispondere alla domanda dove nascono le storie, spesso il what if, cosa sarebbe successo se, è proprio l'innesco classico delle storie, che è quel gioco che tutti facciamo da bambini,
facciamo che io sono Capitano America e che tu sei quello con la bandiera italiana e giochiamo, ok? Stessa cosa, noi giochiamo con la fortuna che qualcuno ci dà dei soldi per giocare, finché non se ne accorgono, bene così. E quindi ci inventiamo, allora, i supereroi, diciamo nella loro accezione un po' più moderna, quella di supereroi con super problemi, quindi quelli della Marvel, nascono nel 61, novembre 61 con i Fantastici 4. Insomma, qualcosina nasce prima, Capitan America nasce prima, la Torcia Umana nasce prima. Ma non nelle stesse condizioni narrative, diciamo. Esatto. Quindi quel mood lì, quel gusto, eccetera, nasce con Stan Lee e Jack Kirby, poi quanto ci fosse dell'uno e quanto dell'altro rimarrà un'altra storia ancora. E quindi abbiamo pensato, ma se invece in quegli anni fosse stata l'Unione Sovietica a creare dei supereroi, che cosa ci avrebbero raccontato? Ecco, innanzitutto abbiamo escluso subito Ivan Drago, che da occidentali era la prima cosa, no? Per cui prendi comunque un omone grosso, muscoloso, eccetera, ma lo fai parlare così, certo. Fai biondo con la spazia, eccetera, ti spiezzi in due, no, quella roba lì. Evidentemente, eppure quella roba lì ancora continua, non c'è verso di scardinarla, e abbiamo pensato che magari i russi non avrebbero avuto interesse a rappresentare come proprio eroe un singolo uomo, che invece è una cosa tipica del sistema americano, il self-made man, eccetera, ma essendo loro più orientati al collettivismo, quindi alla rappresentazione della forza del gruppo più che del singolo, abbiamo scelto un animale, in virtù del fatto che adesso, al di là della sciocchezza che ci siamo inventati, oltre a Laika esistono realmente degli altri esperimenti anche di primati, il gorilla no perché era troppo grosso e non sapevi dove metterlo, ma ci sono una serie di scimmiette che hanno fatto una brutta fine, che nemmeno sono arrivate nello spazio perché sono morte ancora prima in fase di sperimentazione nei laboratori. Quindi semplicemente si trattava di prendere un animale comunque importante per il nostro immaginario, pensate a King Kong, voglio dire, il gorilla, cioè cosa c'è di più? Io era da una vita che aspettavo di raccontare la storia di un gorilla, da quando da bambino mia sorella mi aveva portato, ma mi ricordo anche l'anno, credo che fosse l'81-82 a Mirabilandia, c'era sdraiato per terra con un dito rotto, mi ricordo che era tenuto su da un bastone, il King Kong, quello ideato da Rambaldi per il film prodotto da De Laurentiis, film che rivisto oggi è tendenzialmente abbastanza indifendibile, se non che c'era una Jessica Lange in uno stato di grazia veramente inarrivabile e che il mostro è bello, ok? Per cui è da quella volta lì che dico, allora lì ho capito che mi sarebbe piaciuto raccontare storie e che avrei voluto raccontare di un gorilla, per cui in qualche modo io chiudo un cerchio e pago dazio a chi ha creato questo mostro. Prendiamo un gorilla, lo mettiamo all'interno di una tuta spaziale sovietica e ci inventiamo questa cosa che nasce il giorno della morte di Stalin, per cui lo chiamano Iosif in onore del leader appena morto e lo mandano nello spazio. Gli creiamo questa figura materna vicaria della dottoressa Ozimov, totalmente inesistente, ma in realtà lo mescoliamo, che è una roba che a me piace moltissimo, mi diverte molto, mescoliamo senza soluzione di continuità invenzioni rocambolesche a realtà storica, per cui per esempio Iosif ha a che fare con il nipote di Pavlov, quello del cane di Pavlov, ha a che fare con Korolev, che era il leader totale del programma spaziale sovietico, e quando è nello spazio viene salvato direttamente da Eisenhower, che parte con una navicella e lì sì, in mezz'oretta arriva nello spazio, proprio perché appunto, dovendo sottostare per altre testate giustamente a regole di verosimiglianza, qui abbiamo detto ce ne sbattiamo. Infatti non so quante volte Antonio può essere inorridito leggendo tipo i rumori nello spazio, cioè queste cose totalmente... No, io ho riso dall'inizio alla fine e secondo me Iosif è veramente, veramente divertente. Anche perché, appunto, è un fumetto che si sta occupando di un argomento di cui non ci si è mai occupati, cioè di quella sensazione
di straniamento, di pericolo, di assurdo che c'era in quegli anni, no? E non abbiamo mai pensato, chiaramente perché guidati da un mondo completamente diverso alle nostre spalle, di ribaltare il punto di vista. Insomma, cioè, ribaltandolo si ride di cuore, però è molto, molto divertente, soprattutto la dottoressa, poi è un personaggio magico, insomma. Sì, poi in realtà c'è anche un tentativo di fare del melò, per cui è una roba talmente folle che ci sono momenti in cui io stesso mi sono commosso. Allora, devo dire, adesso scusate, entrerò nel patetico, poi torno a dire sciocchezze velocemente, però per dire come in realtà uno all'interno di ciò che racconta ci mette del suo in maniera più leggera, ma anche in maniera, come dire, più greve, che poi passa attraverso la leggerezza. Allora, io da orfano ho raccontato una cosa che credo sia abbastanza rara nella storia del fumetto, e cioè Iosif nel giro delle prime 22 pagine perde la madre due volte, perché sua madre, gorilla, muore di parto dandolo alla luce, lui trova questa madre vicaria che è la dottoressa Ozimov, e alla fine del primo episodio anche lei muore. Quindi lo vediamo, gli diamo veramente uno strazio, come dire, un background di sofferenza che in qualche modo è inevitabile e necessaria per un eroe, no? Avere sofferto per poi avere la rivalsa. E quindi niente, siamo partiti con questa idea e abbiamo avuto anche, come dire, per complicarci la vita, siccome appunto uno dice esci da un sistema narrativo che è fatto di strutture e quindi puoi liberarti e andare per i fatti tuoi e correre per i sentieri narrativi libero. E invece che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto singoli episodi di 22 pagine che sono la misura dei comic book americani. Quindi stavo facendo un volume, quindi nessuno mi richiedeva di fare questa cosa, invece è come se questo volume fosse la raccolta di una miniserie di 4 numeri da 22 pagine, come se i russi li avessero prodotti esattamente alla maniera degli americani. Che è una roba, perché uno deve fare questa cosa? Mi rendo conto che in realtà quando sei abituato a ragionare con delle strutture, anche se tenti di liberartene, le strutture ti inseguono, ti rincorrono e ti prendono perché sono più veloci di te. La prova l'ho avuta due giorni fa, in cui mi sono messo a raccontare una cosa totalmente diversa per un libro che uscirà per Natale, un libro non Bonelli, quindi che non aveva nessuna necessità di vincoli, di numero di pagine, di struttura della pagina, eccetera. Ho detto scrivo e quando ho raccontato la storia l'ho chiusa e è finita. Potete non crederci, ma l'ho finita ieri, sì. Il numero di pagine è precisamente quello della storia Bonelli, per cui sarà un caso. No, non è un caso, anch'io non so più scrivere se non ho 94 pagine, non c'è verso. E quindi va, questa cosa va, a suo modo è anche bella, perché vuol dire che tu dici sempre che non abbiamo imparato niente, per cui alla fine qualcosina delle tue lezioni è rimasto, via, anche in maniera inconscia se vuoi, però alcune cose rimangono. Quindi Iosif va sul manifesto, diventa questo fumetto di cui facciamo il primo numero di 22 pagine, diventa un volume, dopodiché, dopo il volume, ne nasce una miniserie, anche perché nel frattempo Cartoomix continua con questa idea, per cui poi l'anno dopo questo era il manifesto, idem, adesso non so se ne trovo altri, comunque sta di fatto che questo è un altro manifesto di Cartoomix. Ogni anno Iosif è protagonista, per cui se avete l'ardire, la fortuna, la sfortuna di arrivare a Ropero attorno a marzo, quando c'è la manifestazione, c'è questo gorilla enorme che vi accoglie, e quando ve ne andate, non contento, c'è il gorilla che vi saluta e vi dice già quali sono le date di Cartoomix dell'anno dopo. Vi anticipo una cosa che qui la state registrando, vero? Per cui spegnete la registrazione, perché non so se si può dire. Essendo l'anniversario, per ricollegarmi a quello che diceva Antonio, di 2001 di Odissea nello spazio, nel 2018, il prossimo manifesto vede un primate battere un osso, esattamente come in 2001 di Odissea nello spazio, solo che quel primate ha un casco con la scritta CCCP. Ok, quindi in qualche modo abbiamo offeso tutti quelli che potevamo offendere, il povero Kubrick si ribalterà nella tomba e noi ne pagheremo le conseguenze, però ecco, continuiamo in questa maniera a divertirci, e devo dire che questo è l'aspetto
assolutamente divertente del nostro mestiere, e soprattutto quello di trovare ancora degli editori che si fidano di noi nel fare cose di questo genere. Perché li vendete? Perché li vendiamo, sì. 3 euro. Sì, tra l'altro nella nuova miniserie Iosif incontra anche le versioni zombie degli scrittori russi dell'Ottocento. Questo per dire come sia, cioè, devi lavorare su un immaginario poco visto, e allora le proviamo tutti, siccome gli zombie vanno, ci divertiamo così. Che questa è una cosa sulla quale bisognerebbe studiare, altre che queste robe qua. Cioè, perché diavolo gli zombie vanno? Cioè, io non riesco a capirlo, io mi annoio a morte. Vabbè, eppure vanno. Infatti la Bonelli perché non fa una serie zombie? Probabilmente avrò letto 200 proposte di serie zombie per la Bonelli, però credo che un po' Sergio certamente non era uomo da zombie, è un po' oggi come oggi, magari la stiamo anche facendo, perché ti ricordo che ormai alcune cose succedono all'insaputa di tutti, quindi può darsi che ci sia anche una serie zombie, chi lo sa. Poi c'è Dylan Dog, voglio dire, ecco, non bisogna dimenticarselo. Per cui niente, questa è un pochino la storia di Iosif, è fare i fumetti all'epoca delle fake news, e poi io forse a questo punto lascerei quasi, a meno che tu non abbia altro da dire, dello spazio a delle domande. Assolutamente, lasciamo dello spazio. Io suggerirei di fare delle domande a lui, perché adesso non è che tu sei venuto qua solo per... No? Nel frattempo c'è attenzione, perché c'è una produzione. Se trasferiamo l'immagine, facciamo vedere un po'. Abbiamo il nuovo disegnatore di Iosif, e voi siete i primi a saperlo. Cioè, neanche lui lo sapeva. Ah, ecco qua. Il fratello di Iosif. Ci metto un attimo a scriverti la miniserie del fratello di Iosif. Perché poi nasce tutto per associazione di idee. Tanto è vero che all'inizio di questa settimana il Cinema Arsenale di Pisa ci ha chiesto, ecco. Allora, il Cinema Arsenale di Pisa fa una programmazione cinematografica molto intensa e feroce, multidisciplinare, faranno nel mese a venire una marcord sui 100 anni della rivoluzione del 1917. Per cui, siccome all'inizio del loro programma ci mettono sempre una striscia a fumetti, ci hanno chiesto, siccome voi fate Iosif, fateci una cosa sulla rivoluzione e sulla corazzata Potemkin, che nonostante parli della rivoluzione del 1905, loro proietteranno appunto in questo ciclo. Per cui ci siamo inventati questa striscia che richiama la prima scena della corazzata Potemkin, tutti questi riferimenti colti che non coglierà nessuno, okay? Però che cosa succede? Che mettere Iosif nel 1917 mi ha fatto subito pensare, oh cavoli, ma bisogna farla una storia di Iosif nel 1917, ok? Per cui da una strisciolina di 3 vignette è già nata l'idea di una ipotetica prossima storia. Tanto è vero che noi abbiamo un po' barato, perché chiaramente c'era una necessità da parte nostra di riconoscibilità del personaggio, per cui Fabiano giustamente dice sì, ma se è un gorilla normale non si capisce il richiamo. Deve avere il casco. Io dico sì, ma chi non conosce Iosif, ce ne sono ancora 2 o 3, se vedono la scritta CCCP nel 1917 è un attimo che ti dicono quella roba lì storicamente è falsa. Per cui abbiamo barato, e quindi il casco è un po' in ombra, c'è un bel nero, una macchia di Kirby appunto usata splendidamente qui per coprire, però è divertente per esempio l'idea che la dicitura CCCP possa essere ispirata dal casco di questo personaggio tornato indietro nel tempo. Quindi vabbè, avete assistito in diretta al nascere di un'idea che probabilmente vedrete pubblicata tra un paio d'anni. Già. Domande dal pubblico. Dobbiamo... No, fermo, dobbiamo portarti il microfono. No, è che dobbiamo... No. Dobbiamo registrare per i nostri studenti che devono sapere tutto. Allora, la domanda che faccio io, allora si cerca di trovare delle notizie false per fare dei fumetti, cioè nel senso è questo quello che sì. ho colto. Però sempre parlando dell'Unione Sovietica, ci sono delle storie reali poco conosciute o quasi completamente sconosciute, che danno proprio anche la possibilità di dare grandi spazi alla fantasia.
Ad esempio, ce n'è una foto famosa, abbastanza almeno, dell'astronauta scomparso. Praticamente è una fotografia del programma spaziale, del programma spaziale viene fatta prima una prima fotografia, poi uno degli astronauti dà fuori di testa, non si comporta bene e viene eliminato dal programma spaziale. E poi questo astronauta morì suicida sotto un treno perché allontanato dal programma, e la stessa foto però non fu rifatta, ma fu praticamente cancellata d'arte, e si vede il buco esattamente dove c'era la persona, ovviamente ritoccata. E una delle cose interessantissime dell'avanzamento tecnico dell'Unione Sovietica nella questione missilistica è che ancora adesso gli Stati Uniti usano per lanciare i razzi in orbita missili sovietici, cioè i motori sovietici, e lì la cosa incredibile. E questa qua, non abbiamo neanche sfiorato il problema dei lanciatori, perché se parliamo dei lanciatori ci finiamo qua tra 3 milioni di anni. Comunque sondare la storia recente della guerra fredda, secondo me, sono cose spunti, probabilmente. Oh, ma spunti ce n'è. La guerra fredda è una fonte illimitata. Io possiedo una certa dose di libri appoggiati sul comodino, nella speranza un giorno di riuscire a scrivere storie, anche perché io sono, tra le altre cose, appassionato di aviazione. Ecco, la guerra fredda, l'aviazione c'ha molto molto a che fare, ma è chiaro che è difficilissimo appunto trovare un editore così pazzo che ti pubblichi certe cose. Cioè, da un punto di vista dell'ironia e dell'avventura, qui Davide ha fatto un lavoro molto 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 divertente, però ci sono ancora anche dei limiti che sono quelli che ho un po' accennato quando ho fatto quell'escursus storico, cioè c'è un limite di quello che si pensa si possa raccontare a fumetti, dovendo fare dei fumetti che si rivolgano a un pubblico il più vasto possibile. E quindi chiaramente ci sono degli argomenti che diventano, non dico tanto tabù, ma quanto che risultano poco commerciali. Quindi nessuno ci vieta di raccontare delle storie, infatti poi quando lo possiamo fare, ma un editore che abbia una struttura per la quale deve, ai noi, queste sono le regole della nostra società, incassare del denaro all'interno di certi tempi e spazi, si trova poi costretto a dire di no a dei progetti che magari anche le persone singole entusiasmano. Cioè, mi è capitato di discutere di cose in ufficio dicendo che bello sarebbe, no, poterlo fare, ma nella realtà dei fatti spesso l'economia, diciamo, nel mondo in cui ci muoviamo ci dà dei limiti. Non è il caso di progetti come questo, dove si punta a un pubblico, diciamo, allora, chiaro, si spera di vendere sempre il più possibile, ma si sa anche che ci si muove all'interno di un pubblico di appassionati molto più ristretto. Sì, allora, nel secondo terreno contemporaneo dell'immaginario, secondo almeno per produzione, che è quello delle serie televisive, secondo me il fumetto rimane ancora primo, se non altro perché costa molto meno, certo, per cui si può produrre, sì, molto di più. Anche se ormai ci sono più serie televisive che serie umane. Probabilmente sì, però un po' si comincia a indagare. Per esempio c'è una serie, secondo me, molto ben scritta, che è The Americans, che è in qualche modo ambientato nella coda della Guerra Fredda, perché siamo negli anni '80, dove c'è questa famiglia di infiltrati russi nell'America, e quindi ci sono tutte le dinamiche loro di famiglia normale americana, anche se in realtà sono delle spie russe, ma perfettamente integrate, anche con dei figli, per cui c'è la dinamica di coppia, di marito e moglie, ma anche, come dire, l'amore dei genitori verso dei figli e il tentativo di dare loro una vita normale all'interno di uno stile di vita che è quello a cui loro si stanno opponendo, che io trovo che sia un'idea veramente deliziosa. Però sta di fatto che stai parlando di russi, ma il contesto è comunque americano, perché, certo, qualcosa di statunitense glielo devi mettere. Poi io non l'ho visto, ma mi dicono che anche Deutschland 83 lavori più o meno sul periodo. Ma poi ci sono tantissime, allora, se adesso questo ci porta, ci fa deviare leggermente, però in Russia si producono serie televisive. La serie preferita di mia figlia è russa, è Masha Orso. Certo. A parte Masha Orso, che comunque ha una, come dire, struttura narrativa e una morale interna che non è esattamente la nostra, no? Tant'è vero che ogni tanto i comportamenti, soprattutto di Masha, mi lasciano perplesso. Ma io direi soprattutto dell'orsa di cui Orso è innamorato, che ha delle frivolezze che francamente denotano un'idea della donna molto russa. Sì, per dire, esiste una serie
ad esempio in questo mondo dove ormai se tu non produci una serie dedicata a Sherlock Holmes sei un po' sfigato, noi la facciamo la Bonelli e quindi siamo a posto, siamo già coperti, i russi fanno le serie televisive dedicate a Sherlock Holmes, ne hanno fatte almeno due diverse, e quindi per dire che come dire, il nostro immaginario colto da un altro punto di vista, oggi come oggi, con internet, con la possibilità di trovare le cose con maggiore facilità, ma anche con una globalizzazione che porta anche al fatto che lo puoi anche persino acquistare legalmente, voglio dire, ecco, non semplicemente scaricarlo illegalmente da qualche parte, ci porta al fatto di misurarci con dei punti di vista decisamente diversi o un po' diversi e che aiutano a diventare anche più critici nei confronti di quello che facciamo e che scriviamo. Insomma, io sono estremamente critico su quello che scrivo. Cioè, come se i turchi facessero un film di Zagor, per dire una roba, per dire una roba esagerata o assurda. Esiste. E chiaramente questo invece esiste. Chiaramente. Il tutto senza neanche immaginare per un momento che ci siano dei diritti o cose del genere. Ma torniamo tranquillamente con le domande al tema dell'incontro. Scusa, in questo caso non è una domanda ma è semplicemente un commento a quello che dicevi prima sul fatto che sulla Luna ci siamo stati. C'è una bella dimostrazione perché una delle missioni ha lasciato uno specchio sulla Luna, per cui con un laser anche relativamente piccolo è possibile, avendo le coordinate, non ce le ho qua a mente ma esistono, sono tranquillamente reperibili, lanciare un segnale e averne di ritorno il riflesso. Certo, no, ma io non ho alcun dubbio, stai tranquillo. La sfida era straordinaria, chiaramente, è chiaro, basta vedere anche nelle versioni cinematografiche, no? Se noi vogliamo Apollo 13, voglio dire, no? Ci sembra oggi impossibile che, ad esempio, che quelli si calcolassero col regolo l'orbita, no? Cioè, come vediamo nel film, no? Vero o falso che sia, ma il problema è che ci sembra impossibile che con una tecnologia molto inferiore a quella che noi abbiamo oggi si è riusciti a fare delle cose, invece è assolutamente normale, è sempre stato così, l'esplorazione umana, l'evoluzione dell'uomo è avvenuta in questo modo, è ora che ci siamo impigriti, perché siamo impigriti, allora, da un lato perché ci sono dei limiti economici, chiaramente, da un lato perché non ci interessa più tanto dal punto di vista culturale, dall'altro lato perché ci sono dei limiti economici e dall'altro lato perché obiettivamente, come dicevo prima anche a Fabio parlandone, abbiamo raggiunto un livello di tecnologia entro il quale, diciamo, o facciamo un balzo molto significativo che ci porta ad avere la possibilità di muoverci in altre maniere e così via, oppure ci urliamo nel manico, nel senso che sì, ok, il motore elettrico, il motore, però non ci stiamo evolvendo in un concetto, ad esempio, per gli spostamenti e così via, eccetera, completamente diverso, anzi, per certi versi si ragiona sempre sul fatto di tornare indietro, no? Cioè, parlando di aviazione, tutti i giorni io leggo gli articoli che dicono le compagnie aeree non funzionano, i voli non funzionano, i costi sono troppo elevati, l'inquinamento è spaventoso, il rumore è allucinante, ma quando finalmente torneremo a volare coi dirigibili? No? Ecco. Allora, ma chissà, magari ci arriveremo, perché insomma nell'immaginario fantascientifico queste cose ci sono, però è chiaro che vorrà dire che il mondo non solo non è un balzo all'indietro in realtà completamente, ma deve cambiare un elemento culturale fondamentale, che è la velocità, cioè l'idea di uno spostamento veloce. Perché questo è il punto della questione, purtroppo. Noi viviamo in una società fatta di fretta, fondamentalmente. E finché non cambierà questo, sarà molto difficile immaginare delle cose diverse. E anche qui, questi viaggi ce li stiamo immaginando molto veloci, invece forse dovremmo immaginarceli molto lenti, chi lo sa. Tutt'altro. Ai miei tempi esistevano i romanzi dove c'erano le astronavi generazionali, quindi non si poneva il problema di che motore metterci dietro. Ma vai, e poi nascono i figli, e a un certo punto si arriva, o non si arriva, ma non importa, si va, insomma, ecco, come era in fondo per le carovane nel West, insomma, ecco, quindi adesso è un po' cambiata la percezione culturale di quello che era, di quello che, come dire, l'aspirazione allo spazio, insomma, ecco, che da, quando ero ragazzo io, ma già quando, non già non più quando ero ragazzo Davide,
era una cosa essenziale. Cioè, io non mi ricordo un numero di Topolino o un numero del Corriere dei Piccoli che compravo da bambino che dentro non avesse un articolo sulla Vostok, piuttosto che sul modulo lunare, piuttosto che su cosa faremo domani, no? Quale sarà il futuro, no? Con dei disegni anche splendidi, alcuni tra l'altro li ricordo perfettamente, di Attilio Micheluzzi, che allora si firmava Igor Arzbayev. Perché la proiezione verso il futuro era la cosa più formidabile di tutto. Oggi invece la proiezione al futuro è al massimo cosa mangeremo domani mattina, e quindi insomma è tutto un pochino più complicato, insomma, ecco, ai noi. Altre cose? No, siamo quasi in orario, basta. Ci sono... forse esce un pochettino del tema, è una cosa proprio pratica, tecnica, cioè in Bonelli, no? Come funziona, diciamo, l'apporto esterno anche di idee? Cioè, che bella domanda! Cioè, come funziona? Cioè, che tipo di struttura? Cioè, uno dice, ma ho un'idea, ne vorrei parlare con qualcuno. Come ma, funziona? Allora, se c'è le cose sono cambiate, stanno cambiando anche mentre parliamo. E quindi una risposta, un tempo ti avrei dato delle risposte, diciamo, certe, almeno dal punto di vista della meccanica dell'operazione, cioè ti avrei detto fai così, fai cos'ha, succede questo e quello, a un certo punto questa busta arriva sulla mia scrivania, quindi era facile perché me ne occupavo io, e quindi non... poi anche altri colleghi e così via. Oggi è un pochino più complesso. Se devo dare dei consigli su una proposta di carattere narrativo da presentare alla casa editrice, chiaramente sì, sono ancora utilizzabili, diciamo così, gli strumenti classici, ma la prima cosa è che deve cambiare l'approccio. Ne discutevo proprio ieri con un altro collega. Cioè, mentre un tempo si andava in Bonelli produceva fumetti, quindi l'idea era quella, vado lì con un progetto per un fumetto. Oggi invece bisogna per forza andare lì con un'idea che abbia la possibilità di diventare qualsiasi cosa, cioè un fumetto, bene, un telefilm, bene, un cartone animato, bene, un romanzo, cioè un romanzo scritto, no? Bene, una cosa che non ci siamo ancora immaginati, meglio ancora. Quindi è chiaro che si va lì con delle idee. Questo vuol dire che al di là di tutto esistono delle limitazioni che nascono automaticamente dal fatto che se deve avere uno sfruttamento multimediale esistono una proliferazione dei costi, diciamo, per cui il progetto non può essere, capisci, diciamo, voglio fare la trilogia galattica di Asimov a fumetti, no? No, il telefilm della trilogia galattica mi costerebbe miliardi, il libro non posso perché non ne ho i diritti, quindi è una proposta che non sta all'interno di queste nuove regole. Quindi la prima cosa sarebbe quella lì. Dopodiché, in realtà, i canali per arrivare ai miei superiori, in effetti, sono ostruiti in questo momento. Cioè, la casa editrice è impegnata in tantissimi nuovi progetti, è una trasformazione molto importante, per cui è difficile pensare che ci sia l'interesse a guardare in questo momento all'esterno. Ciononostante, diciamo, secondo me, per dire, adesso io e te siamo qua uno davanti all'altro, io ti posso lasciare il mio indirizzo email, tu mi puoi mandare una cosa che hai scritto, io posso darti delle opinioni, dei consigli, delle idee al riguardo, per dire no, proponila così, proponila così, eccetera, e provarsi che una strada perché arrivi su una scrivania si possa anche trovare, ma è molto improbabile che trovi poi una sua strada concreta in questo momento, perché le trasformazioni chiaramente stanno modificando anche proprio le gerarchie interne e sì, d'accordo, non c'è più Sergio, questo già da un po' inevitabilmente, ma è anche proprio un momento di evoluzione molto molto diversa, quindi non saprei darti una risposta certa in questo momento, a meno che Davide non abbia delle idee più chiare delle mie al riguardo.
No, in realtà no. 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 No, 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 perché se non lo sai tu che sei interno sicuramente viene più complicato a noi che siamo lì occasionalmente. Certo sono cambiati i tempi rispetto a me, diverte sempre raccontare di come invece le idee si proponevano e forse addirittura ancora in parte si propongono in Astorina per Diabolic, dove soprattutto nei primi anni, siccome vabbè non la faccio lunga ma immagino sappiate, se non lo sapete in maniera molto sintetica, Diabolic nasce nel novembre del 62 da due sorelle, Angela e Luciana Giussani, che hanno questo studiolo nel cucinotto di un appartamento di Piazza Cadorna. Lui sa tutte queste cose perché ha scritto un libro molto bello e molto famoso. Sì, ma non lo dico perché in questo momento non è fuori produzione. Esaudito. E quindi anche se ve lo dico non lo potete comprare, non ci guadagno niente. Però il libro era bello lo stesso. Ok, e quindi cosa succede? Che siccome loro quando hanno dato vita a Diabolic erano sia delle autrici sia delle editrici abbastanza novizie, abbastanza inventate, si affidavano a non a professionisti del settore della narrativa, o almeno non esclusivamente, ma a professionisti dei vari settori, il che significa che avevano un medico consulente per quanto riguarda, non lo so, alzavano il telefono e chiamavano sempre lo stesso dottore dicendo devo avvelenare uno ma con un veleno per cui non si vedano i segni sul corpo. Poi provate a immaginare, questa roba la facevano anche negli anni 70 quando il loro telefono durante gli anni di piombo era sotto controllo, per cui erano solite alzare il telefono e dire poliziotto che mi stai ascoltando, stiamo parlando di una storia a fumetti, ho un cadavere in cantina e devo liberarmene, come faccio? Per cui loro compravano le singole idee per un trucco, per evadere, un'arma originale per uccidere, eccetera eccetera, dopodiché le mettevano insieme in un patchwork che magicamente diventava una storia coerente. Pensa tu, ma questo come gliele presentavi? Gli mandavi una lettera? Gli mandavi una lettera o ti presentavi anche in redazione? Uno dei nostri padri putativi, Alfredo Castelli, insieme a Mario Gomboli, oggi direttore di Astorina, da giovani studenti hanno proprio cominciato la loro carriera di scrittori andando in Astorina, portando delle idee, e in questo modo, mi diceva Alfredo, pagandosi le vacanze, comprandosi l'automobilina, eccetera eccetera. Quindi anche per non deludere Alfredo diremo che Alfredo disegnava anche le fantastiche paginette con scheletrina. Sì, esatto. Cosa di cui lui si vergogna, ma in realtà poi lo racconta sempre. Esatto. Poi è un rapporto ambivalente. Quindi, con questo perché personale. Non citare Scheletrino anche in questa occasione in cui non c'entra? Esatto. Sì. Vedi, Diabolic forse non è mai stato nello spazio. Diabolic, bisogna che ci informiamo, perché Diabolic a oggi è arrivato a circa 850 storie e faccio fatica a pensare che non sia stato fatto qualcosa, se non altro almeno in un laboratorio. Anche secondo me. Qualcosa c'è. Secondo me qualcosa c'è. Ma ci informiamo. Nel centro spaziale, sicuramente, perché voi dovete capire che il nostro mestiere è assurdo, perché a noi viene chiesto di inventare una storia, diciamo, tutti i giorni. Non è proprio così, ma ci andiamo abbastanza vicini. È ovvio che, non mi ricordo come chi era Popper, non mi ricordo quello che c'era, quello che diceva ci sono solo 13 storie, no? Ecco. Allora, prop, diceva ci sono solo 13 storie. Ora, ammettiamo che sia vero, e voi capite che dopo 13 giorni siamo in una situazione piuttosto complicata. Si riparte dal primo, ovviamente, ma con tutta una serie di varianti, di incastri che diventano sempre più complicati, il che produce il fatto appunto che poi leghi braccio di ferro su un missile con una scatola di spinaci a razzo, insomma, ecco, perché non sai più assolutamente che diavolo inventare da far fare al tuo personaggio nel corso della sua tanto, vita. Tanto è vero che non per far desistere chiunque tra voi abbia, come dire, l'ardire e l'ambizione di provare a proporre delle proprie cose, ma nell'ordine le risposte che possono arrivarti sono: fa schifo, e ci sta, è bella, ma l'abbiamo già pubblicata una roba così almeno 12 volte, ma la cosa che secondo me indispettisce di più è quando ti dicono bella, non l'abbiamo ancora pubblicata, ma è in lavorazione una storia proprio simile, che tu non puoi saperlo, perché anche se ti sei letto tutta la collana non puoi saperlo di cosa stanno producendo, e dopodiché l'ultima possibilità, quella più rara, è va bene, la facciamo. Sì, ma questo
altamente improbabile, insomma, ecco. Sì, però questo devo dire che è tipico, a me è capitato nella vita, tu non sei tra quelli, grazie a Dio, di avere dei sceneggiatori che si sono presentati, no? Ti presentano con un foglio, no? E ti dicono, guarda, questa non l'avete mai fatta. E la risposta è una sola, dice, e ci sarà una buona ragione. Infatti fa schifo, punto uno. Perché non l'abbiamo mai fatta, non esiste, perché anche se non l'abbiamo mai fatta, appunto, non l'abbiamo fatta perché c'è un intoppo di qualche tipo, perché le proviamo tutte, ma tutte. Quindi, no. Infatti il bello di una buona storia, in realtà, che funziona bene per il nostro pubblico, chiaramente, che deve essere appunto un pubblico, come si, diciamo, usiamo questa parola, popolare, insomma, parlo dei fumetti monelliani, ovviamente, chiaramente, è in realtà una storia uguale alla precedente, cioè che il pubblico possa riconoscere come un prodotto semplice, ben leggibile, nel quale le caratteristiche dei personaggi, a seconda della serie, così via, eccetera, sono sfruttate al meglio, e quindi la cosa migliore è sempre quella di riuscire a fare delle storie coerenti con quello. Che non parliamo di una coerenza assoluta, ci possono essere delle sviste, delle contraddizioni, ma stiamo parlando di una coerenza emotiva con quello che il lettore è pronto ad accettare nella lettura. Tant'è vero che quando io adesso sto lavorando, diciamo, a una serie, chiamiamola nuova, in realtà è già fatta e finita, ed è anche già finita, nel senso che i numeri sono già stabiliti. Ha già chiuso, prima di uscire. E questa ormai è la norma, insomma, lavoriamo su progetti che hanno una durata prefissata, diciamo, perché il rischio di andare di mettere in lavorazione materiali per anni che poi dopo si rivelano non di successo è troppo elevato, quindi si lavora su spazi e tempi molto ristretti. Però abbiamo avuto la fortuna, io e il mio collega Davide Rigamonti, che sta lavorando con me su questa cosa, di avere, per una serie di ragioni che sono sovrapposte, del tempo a disposizione, cosa molto rarissima nel nostro mestiere. E questo ci ha consentito di scrivere queste storie e poi di rileggerle e di ripensarci e di renderci conto, chiaramente, che personaggi, come sempre, un personaggio tu cominci a scrivere, cioè tu te lo immagini, poi cominci a scriverlo, ma è soltanto dopo che l'hai scritto per un po' che dici, ah no, ma lui non è proprio così, è cosa, no, questo non lo facciamo, questo non è caratteristico del personaggio, eccetera. E questo ci ha consentito di tornare indietro e di modificare, rimaneggiare le sceneggiature non ancora disegnate, quindi un miracolo straordinario, in maniera tale che questo personaggio, questi personaggi abbiano, come dire, una caratterizzazione, una densità più alta, cioè sulla base della mia esperienza, purtroppo, oltre trentennale di lavoro, una densità più alta di quello che normalmente sei in grado di fare, perché normalmente parti e poi non, quando finalmente scopri chi è quel personaggio lì veramente, hai già pubblicato 20 albi, no? O 10 albi, che non sono buoni, cioè non sono all'altezza delle cose che tu potresti scrivere oggi, diciamo, ma che ti hanno già rovinato tutta la piazza, diciamo, di quello che potevi fare. Quindi questa qui sta arrivando un'esperienza molto interessante, poi chiaramente non abbiamo idea di che risultati otterremo in edicola nel momento in cui usciremo con questo prodotto, che ci vorrà almeno ancora un anno, però è chiaro che è molto curioso poter, come dire, fare la psicanalisi del proprio personaggio e poterci tornare sopra adattandolo già prima che nasca, diciamo così, ecco. Sì, è abbastanza classico in diverse produzioni seriali, se andate ad analizzare gli esordi e poi le storie di quando la serie o il personaggio si assesta, di non ritrovarlo nei primi numeri. No. Voglio dire, Diabolic è uscito che lanciava i coltelli, uccideva le persone, dopodiché adesso è un personaggio che sì, è un ladro, ma è un assassino solo per necessità, e addirittura fa le campagne etiche per non andare veloce, non abbandonare i cani, eccetera. Se pensate alla serie della Torre Nera di Stephen King, il primo romanzo è pressoché illeggibile, infatti poi dopo qualche anno lui l'ha ripubblicato rimettendoci mano e riscrivendolo, anche perché quando nasce l'ultimo cavaliere lui non aveva in mente di fare una lunga saga. Poi la cosa ha funzionato, ha ripreso in mano il personaggio,
funzionicchiava, l'ha lavorato, l'ha fatto crescere, eccetera. Poi sono arrivati quelli del cinema, l'ha sputtanato completamente. Vabbè, ma questo, ma sì, questo così, è un altro discorso. E, ma così, insomma, diversi altri personaggi, quando proprio c'è la necessità di partire in corsa, e capita spesso nel nostro lavoro che per questioni produttive io scrivo 10 pagine di una storia, il disegnatore la comincia, nel frattempo scrivo 10 pagine di un'altra storia, poi torno su quella lì, per cui a volte magari c'è anche qualche problema di omogeneità nella stessa storia, cosa che spesso viene risolta poi in redazione dall'editor, ma se uno ha l'occhio attento questa roba la nota. E l'altra cosa che volevo dire rispetto al fatto che un po' il lettore tipo classico Bonelli ha bisogno di uno spazio sicuro entro cui stare, per cui per lui comprare un albo, parlo soprattutto dei lettori delle serie storiche, è un po' come andare dalla vecchia zia a mangiare la minestra che sa fare solo lei, che è sempre quella minestra lì, ha un sapore sempre simile, ma la zia la cucina tanto bene che se mi ci metti la curcuma, che è l'ingrediente del momento, io ti uccido, perché la curcuma non c'era quando io la mangiavo da bambino. Esatto. E non c'è niente di più difficile di fare una cosa facile, perché vuol dire conoscere perfettamente il personaggio, conoscere le storie, sapere cosa è già stato fatto, rifarlo simile ma non uguale, inserire quell'oncia di originalità che giustifichi il fatto che io compro un albo nuovo, ma lasciare tutte le sue certe. E per fare questo, allora io devo dire che allora in Bonelli ho cambiato abbastanza di frequente le testate, e al di là dello stimolo di trovarmi ogni volta con un personaggio diverso, con un editor diverso, con un'atmosfera diversa, la difficoltà è che per l'approccio probabilmente anche paranoico, iper scrupoloso che ho io, tendenzialmente non vi dico che tendo a leggere tutti gli albi della serie, ma un bel numero sì, per cui mi va via e dovrebbe andare via, secondo me, a chiunque affronti seriamente una cosa di questo genere, molto più tempo a studiare che non poi a scrivere. È inevitabile, ma questo vale anche per noi, cioè il problema è che la storia, quando ci si presenta nella testa, e va bene, diciamo che è così, è una cosa che non puoi cominciare a scrivere in quel momento, cioè occorre un sacco di tempo, perché bisogna immaginare tutta una serie di fattori. Ad esempio, tornando a Bomba, al fondamento della cultura occidentale, nel Metro Châtelet, direzione Cassiopea, giustamente, ecco, leggerò 4 parole che dice Pierre Christine, che ho letto proprio l'altra sera in questa edizione nuova, perché noi autori di fumetti, quando rileggiamo le nostre robe, ci vergogniamo mortalmente, non c'è niente da fare, perché l'hai fatto in un altro momento della tua vita, non c'è niente da fare, pensavi delle cose, non le pensi più, non parliamo di cambiamento di idee politiche, capisci? Cioè, stiamo parlando proprio di dettagli, di modo di scrivere e così via, eccetera. Però, ecco, qui Christine dice: quando ho scritto questa storia mi sentivo al massimo delle mie potenzialità di sceneggiatore, in grado di elaborare una trama complessa e tuttavia leggibile da un ragazzo di 12 anni. Infatti, Metro Châtelet si stacca nettamente dai titoli precedenti, che avevano la tendenza a procedere un po' a caso, e il disegno è in perfetta correlazione con la sceneggiatura. A distanza di 30 anni sono ancora molto orgoglioso. E io questo lo capisco bene, infatti, da lettore all'epoca, quando arrivò quest'albo, era una rivoluzione anche all'interno della stessa serie. Perché riuscire a pensare una storia dall'inizio alla fine, non so come dire, no? È una cosa molto diversa. Cioè, per noi che siamo dei professionisti del mestiere, anche al cinema ce ne accorgiamo, capite? Ma anche quando leggiamo un romanzo, o anche quando, eccetera. Cioè, tu ti siedi in sala, comincia una cosa. Dopo 10 minuti, a seconda, no? Dici, ah, questo sa cosa sta facendo, e quindi aspetto di vedere come la struttura si chiude, e a quel punto, se non si chiude, mi infurio, perché è accidenti, no? Ecco. Oppure, dopo 5 minuti, dici, questo non sa cosa sta facendo, e quindi non importa. Se siamo costretti a stare in sala, ci guarderemo a leggere la cosa, ce la leggeremo dicendo, vabbè, tanto qui può succedere tutto, è il contrario di tutto, perché manca
quella struttura di base, una specie di tessuto di fondo che chi lo fa di mestiere vede immediatamente, cioè appunto procedere un po' a caso è una cosa molto diversa dall'avere la sensazione di potersi destreggiare all'interno di una struttura più complessa, no? Ecco. In più questa è una cosa che a un certo punto passa, cioè io lo dico, da, non so Davide a che punto è della sua carriera, ma io sono al punto che prima procedevo assolutamente a caso, e infatti tutte le storie, le prime avventure di Nathan Never, eccetera, che quando le rileggo penso, mamma mia, perché mi ricordo la casualità, che la catena di casi che ha prodotto quella storia, no? Dici. Poi a un certo punto è successo che ero nelle stesse condizioni di Christine, non nel senso che mi paragono a Pier Christine, ma nel senso che a un certo punto ho detto, ah, ho in mente una cosa, ce l'ho chiara nella testa, la posso scrivere dall'inizio alla fine. Quindi scrivendo una pagina dopo l'altra, ma sapendo che tutto è coerente, e questo è successo ormai, diciamo, una quindicina d'anni fa, vent'anni fa, e adesso invece sono di nuovo, essendo invecchiato, sono di nuovo nella fase in cui procedo completamente a caso, senza però, mentre un tempo pensavo, procedo a caso, ma ho l'energia, la forza e la creatività per conoscere la risposta quando arriverà, adesso invece procedo a caso e so che la risposta non arriverà e che produrremo delle storie a caso, pazienza, che ha delle ragioni per non cui scrivere. In realtà non è vero, non c'è un tale mestiere per cui alla fine poi tutto torna. Lo so, però guarda che la storia di Maurizio proprio pum pam pam a cazzotti. Eppure vedo che sta avendo un riscontro abbastanza importante. E però i miei colleghi professionisti un po' mi hanno telefonato dicendo, posso farti una domanda? Ma scusa, ma perché succede questo? Mi piaceva così. No, non che mi piaceva così, perché pensavo di andare da una parte e poi 10 giorni dopo ho detto, ma magari no, andiamo da un'altra parte. Ecco. E quindi, sì, è un altro modo di lavorare, sono proprio due modi diversi di lavorare, e quella chiarezza non ce l'hai sempre. A volte delle storie si palesano con quella chiarezza, e che sono quelle di cui appunto poi si va orgogliosi. Per dire, io non vado orgoglioso di quasi nulla di quello che ho scritto, più o meno l'unica cosa che salvo è il secondo gigante di Nathan Never, per dirne una, il secondo gigante di Nathan Never, perché era nato dalla rabbia di aver scritto il primo gigante, che forse è la cosa più brutta mai pubblicata nella storia del fumetto italiano, che ne dicano i lettori. Ovviamente Antonio esagera sempre. No, io invece lo dico per me stesso, nel senso che a me quella storia proprio non piace, non la sopporto, non l'ho mai sopportata neanche quando l'ho scritta, perché è nata da un'emergenza. Bonelli si siede in una riunione e mi dice, Nathan Never vende bene, voglio un gigante. E io penso, va bene, facciamo un gigante di Nathan Never, 256 pagine. E dico, va bene, dice, lui mi chiede, quando sarà pronto? Io dico, tra 3 anni. E lui mi fa, no, tra 6 mesi. Non ho altro da dire. Eppure ha i suoi estimatori. Beh, certo, gigante, però non io. Ma sei in minoranza. Sono in minoranza, sì. Invece il secondo gigante è nato, che avevo finito di scrivere il primo, pensando, orrore, 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 orrore. E però, proprio perché la storia non mi piaceva, ho detto, devo cancellarla, devo trovare il modo di spiegarla, no? Ecco. E il secondo gigante, infatti il secondo gigante è uscito 2 anni dopo, non è uscito l'anno dopo, sono andato a controllare. Beh, narra la leggenda che due appunto di quelli che, da cui abbiamo imparato direttamente o indirettamente il mestiere, che sono il già citato Alfredo Castelli, ma anche Tiziano Sclavi nei primi di Landog, partissero con uno spunto senza avere chiarissimo poi dove sarebbero andati a parlare. Sicuramente Alfredo e Tiziano lavoravano così, ma sono dei geni. Eppure, se guardate, torna tutto. Sì, sì. Beh, non tutto, ma a volte tutto non lo direi mai. Diciamo che da un punto di vista della capacità di emozionare il lettore e di non lasciarlo mai, come dire, non permettere mai che si ponga quella domanda fondamentale che farebbe crollare l'intero sistema, Alfredo e Tiziano soprattutto da questo punto di vista è un genio assoluto, cioè proprio riesce a emozionarti, a trascinarti in un racconto che se poi cerchi di ricostruire dici ma non è importante, perché quello che è importante è veramente l'emozione straordinaria che è riuscito a creare man mano tra le pagine. Poi sì, ci sono anche le spiegazioni eccetera, però sono magari, non dico forzate, no? Ma si vede che non sono quelle naturali del racconto, mentre invece l'emozione del racconto è tutta vera, insomma, quello è veramente fantastico. Sì, diciamo che noi arriviamo anche probabilmente con
100-120 anni di ritardo rispetto alle condizioni lavorative ottimali, nel senso che non so, Dickens, gli scrittori del feuilleton ottocentesco facevano un episodio a settimana senza avere la minima idea di dove andare a parare, e poi hanno creato romanzi e personaggi che sono tuttora parte della cultura letteraria europea. No, ma infatti adesso hai messo il dito nella piaga. Quando uno legge Dickens, uno proprio si chiede. Poi dice, io sto anni a studiare le strutture narrative, questo così produceva un episodio. Ah, c'è da fare altri episodi. Ok, allora facciamogli fare sta roba. Ad accumulo, così, sì. Ad accumulo. Con un livello di scrittura, di chiarezza, di cosa che dici, ma com'è possibile? Vabbè, ragazzi, meraviglia sì, delle sì, meraviglie. Assolutamente. Mentre invece noi oggi siamo sicuramente noi dei destrutturatori, perché li abbiamo studiati. E perché sì, ma siamo più dei tecnici, sì, sì, siamo anche dei rompiscatole, nel senso che io ho perso talmente tante ragazze al cinema, andiamo al cinema, sì, va bene, poi mettevo lì e vedi questa roba qui non funziona, cioè, poi mi giravo e non c'era più, infatti la prima che si è fermata fino alla fine del film l'ho sposata poi però in realtà il problema ulteriore è che abbiamo a che fare con lettori piuttosto preparati da questo punto di vista, per cui una volta era difficile che un lettore ti facesse le pulci perché il primo atto è troppo lungo, perché non c'è l'arco di trasformazione del personaggio e perché manca una serie di dinamiche narrative. Oggi, se c'è una roba che non funziona, arrivano subito a... Questa cosa della fidanzata mi ricorda che molto in gioventù ero chiaramente innamorato di una mia compagna di liceo, che chiaramente però non ne voleva sapere di me, ovviamente. Quindi io le proposi di andare a vedere Blade Runner, a proposito, no, che sono passati 5 milioni di anni, le proposi di andare a vedere Blade Runner, lei disse no, chiaramente. Quindi io andai a vedere Blade Runner. Poi anche lei andò a vedere Blade Runner, però andò a vederlo con un altro, diciamo, un fidanzato dell'epoca. Però poi mi telefonò, questo è stato un risultato divertente, ho avuto il contrario, mi telefonò e dice, ho visto Blade Runner? Io dico sì. Dice, ma... sono morta di noia, dico va bene, d'accordo, ma è vero che voleva raccontare, ci sono dei significati filosofici, che c'è qualcosa di più di quello che c'è sullo schermo? Io dico, parrebbe anche a me, e dice, ah, davvero, parliamone, che è un risultato colossale, ecco, perché qui non, perché, però era divertente appunto perché il... È vero, io sono un rompiscatole terribile, il cinema è proprio la mia signora, che mi conosce chiaramente, appena c'è qualcosa, mi fa così, zitto, prima ancora di cominciare a lamentarsi, perché io mi irrigidisco subito, no? Alla prima inversione di campo, faccio, che cosa fa? E lei, zitto, siamo al cinema. Vabbè, ce l'abbiamo fatta, sono le 17. Non c'è nient'altro, possiamo anche fermarci qua. Direi comunque che anche quest'ultima parte non era magari sui viaggi spaziali, ma direi che sta sui viaggi della mente. Ma ne valeva comunque sicuramente la pena, perché insomma, credo che abbiamo imparato, possiamo anche scienze della comunicazione, credo che qualcosa sulla comunicazione l'abbiamo imparata e ci siamo anche divertiti moltissimo, almeno io. Non so quanto tempo era che non ridevo tanto. Quindi no, è molto bello riuscire a imparare divertendosi, credo che è la cosa migliore che si possa fare e tutto sommato forse anche uno dei motivi per cui nonostante tutto vale la pena fare questo lavoro da pazzi, no? Insomma, e fare i fumetti. Allora, ringraziamo ancora i nostri amici e appunto con chi vuole ci rivedremo fra 2 settimane al liceo Tosi di Busto Arsizio e poi appunto se volete sapere qualcosa sulle idee più avveniristiche, quello che si diceva oggi, semmai ci sarà un modo di fare questo salto di qualità nel viaggio spaziale, appunto il 22 novembre ci sarà questo appuntamento un po' speciale che ve lo raccomando davvero, perché insomma Claudio è già venuto da noi più di una volta, insomma, però è un personaggio particolare, direttore dell'Accademia Internazionale di Astronautica, che
per chi non la sa, è il massimo organismo del mondo in questo campo, e sono cose di cui lui, su cui lui ha lavorato anche direttamente. Una delle missioni di cui ci parlerà è proprio un progetto integralmente suo, che la NASA tra l'altro ha iniziato anche a studiare, cosa incredibile perché lui stesso pensava che sarebbe morto prima che fosse anche solo preso in considerazione. E quindi, insomma, penso che ne valga la pena. In ogni caso, per oggi abbiamo finito, e quindi arrivederci alla prossima puntata, grazie ancora a tutti i nostri amici della Bonelli.